campione d'Italia siamo noi. L'Inter lo grida forte appena le luci del campionato si accendono e illuminano una squadra che scaccia subito i timori. Non ci sono più la freccia, il gigante e il martello, Hakimi, Lukaku e Conte. I tifosi tornati al Meazza ammirano Çalhanoğlu, Dzeko e Inzaghi. La nuova Inter riparte da loro, con loro, perché gli innesti più pregiati in campo e in panchina dimostrano di aver appreso in fretta il linguaggio comune. Il turco, un assist per il primo centro di Skriniar e un gol, tutto nel primo quarto d'ora. Poi un'altra rete nella ripresa altrettanto bella, annullata per fuorigioco di Perisic. Sembra non essere mai stato nemico sportivo in quello stadio colorato di nerazzurro, che al momento dell'uscita lo saluta con un'ovazione. Il bosniaco, dopo l'assistenza in triangolazione d'autore a Çalhanoğlu, trova prima la traversa, poi più volte Sirigu a tentare di impedirgli ciò che più passano i minuti più diventa inevitabile. Del suo ennesimo tentativo e del tacco magico di Barella finisce per beneficiare Vidal, appena entrato, 20 minuti in campo intensi come mai nella scorsa stagione. E il cileno poi ricambia, spedendo proprio a Dzeko l'invito per la prima meritata esultanza con la nuova maglia. Di fronte c'è un Genoa piccolo piccolo, incompleto e timoroso, che prova a metter fuori la testa dall'acqua solo in un paio di occasioni con il baby Callon. Ma la sensazione è che la squadra possa superare senza traumi il guado. Da Conte a Inzaghi è un Inter con la stessa fame da placare con armi più sofisticate. Meno verticale, perché non c'è più un solo uragano da scatenare, più ariosa e dialogante, perché Dzeko nuota meglio da regista offensivo, in attesa di Lautaro e Sanchez a scambiare intuizioni con Sensi ad aprire spazi per Barella e Çalhanoğlu. In pressione come la vecchia Inter, ma con un baricentro più alto per recuperare prima il pallone e poi divertirsi a gestirlo. Inzaghi ha ereditato il meglio, la solidità difensiva, reparto immutato, e su quella pietra angolare ha innestato le sue marce. L'ultima potrà essere Dumfries, per lui in assaggio l'ultima decina di minuti. Alla fine 4-0 nell'esordio in campionato al Meazza, proprio come 2 anni fa l'Inter di Conte, l'avversario allora fu il Lecce. A Inzaghi bastano 22 minuti per guadagnarsi la prima ovazione nerazzurra dopo 22 anni vissuti in biancoceleste. Non potevo augurarmi debutto migliore, dice, guardando però saggiamente a banchi di prova più impegnativi. Dal tuca tuca al tucu tucu in meno di un quarto d'ora ha cambiato passo e danza l'Inter di Simone Inzaghi, che venerdì sera a Verona è stata letteralmente trascinata al successo da Joaquim Correa, interprete di un esordio da sogno con la maglia dei campioni d'Italia. Fortemente voluto in nerazzurro da Simone Inzaghi, l'attaccante argentino è stato il grande protagonista della vittoria dell'Inter al Bentegodi, subentrato all'altro argentino Lautaro Martinez al 75esimo, e il Tucu ha piazzato un 1-2 micidiale che ha steso gli scaligeri. Peraltro 2 gol di rara bellezza, il primo con un perfetto colpo di testa dopo stacco imperioso su cross millimetrico di Darmian, invecchiato da un Vidal in forma eccellente, il secondo con una rasoiata di sinistro velenosa, chirurgica e imprendibile, che nel recupero ha chiuso la partita. Le 2 reti di Correa hanno dato 3 punti preziosissimi all'Inter e soprattutto sancito la bontà della campagna acquisti dei milanesi, che nonostante i sacrifici imposti da Suning, con le dismissioni di gente del calibro di Conte, Hakimi, Lukaku e Oriali, grazie a Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno saputo colmare il vuoto lasciato da questi giganti. Simone Inzaghi ha preso il comando del gruppo con umiltà e naturalezza, senza stravolgere il super lavoro di Conte, ma cercando di trasmettere la propria inclinazione verso un calcio che prevede più palleggio, anche per sfruttare le caratteristiche tecniche di Dzeko e Çalhanoğlu, ottimi alla prima contro il Genoa. L'ex centravanti della Roma e il turco a Verona hanno impressionato meno, ma contro i veneti sono saliti in cattedra Lautaro Martinez e il neoacquisto Correa, che hanno posto rimedio a un venerdì complicato da un errore grave di Handanovic in apertura e soprattutto dal pressing altissimo della squadra di Di Francesco, che dopo il vantaggio di Ilic ha continuato a pressare l'Inter in difficoltà rispetto alla passata stagione nelle uscite rapide dalla propria area di rigore. La ripresa però ha visto la squadra di Inzaghi dimostrare tutta la propria forza e il valore dell'ultimo arrivato. Correa e Dzeko sono dignitosissimi sostituti di Lukaku. Il centrocampo con Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Sensi, Vecino, Vidale, Gagliardini ha infinite soluzioni. La difesa resta forse la migliore del campionato, nonostante gli alti e bassi di Handanovic. I presupposti per fare una grande stagione ci sono tutti, mentre il Verona, dopo 2 discrete partite culminate con 2 sconfitte, si affida all'esperienza di Di Francesco. Aver fatto 2 partite così, è quello che dico ai ragazzi, e portare a casa 0 è un grande rammarico, perché meritavamo sì di più, ma dipende anche da noi. In
Inzaghi elogia Correa e la squadra. Lui lo sa che è un giocatore che ho sempre stimato, che ho avuto la fortuna di allenare la Lazio 3 anni, ha tantissime qualità, poi insomma la società è stata bravissima a mettermelo a disposizione per averlo già qua disponibile. Sono contento per lui, sono contento per la squadra, sono contento per Lautaro. Ha chiuso con il Sassuolo affrontando la Sampdoria, ricomincia in maglia Samp, avversaria l'Inter, la prima in blu cerchiato di Ciccio Caputo contro i campioni d'Italia. Inzaghi, 200 partite in A, sceglie Di Marco nei tre di difesa, indisponibile Bastoni e Lautaro Martinez al fianco di Dzeko, arbitra Orsato che ritrova l'Inter dopo 1232 giorni. Quarto minuto, duello Augello-Darmian sul fronte sinistro dell'attacco Samp, il cross, il colpo di testa di Tosby, palla alta. 17esimo, la manata di Colley a Lautaro frutta all'Inter una punizione dal limite. Di Marco o Çalhanoğlu, calcia l'ex Verona, esecuzione splendida, palla nel 7, Inter in vantaggio. Primo gol di Di Marco in nero-azzurro e primo italiano dell'Inter a segno su punizione diretta in Serie A dal 21 febbraio 2009, Balotelli contro il Bologna. Meglio l'Inter per intensità e qualità delle giocate. Brozovic verticalizza per Lautaro Martinez. Fin troppo soft l'opposizione di Yoshida. L'argentino riesce ad entrare alla conclusione. Attento Audero. 33esimo, angolo Samp. Calcia Candreva. Di testa Brozovic, poi Colley, poi Perisic. La palla rimane lì. Ci prova Yoshida. Sulla traiettoria c'è Dzeko. Deviazione che mette fuori causa Handanovic. Pari della Samp nel momento migliore dell'Inter. Secondo gol del difensore giapponese in maglia blu cerchiata. Il primo a Marassi. 44esimo, spallata di Çalhanoğlu ai danni di Damsgaard, Orsato è vicino e lascia giocare, palla a Barella, progressione micidiale, Augello e Silva lasciati sul posto, Dzeko si propone, Barella sceglie Lautaro Martinez, sinistro al volo del Toro, Inter di nuovo in vantaggio, secondo gettone stagionale e seconda rete per l'attaccante, reduci dagli impegni sudamericani con l'Argentina. Con il montaggio di Fabrizio Federici andiamo alla ripresa. Subito Samp, secondo minuto, Caputo per Berezinski, sterzata che mette fuori causa Çalhanoğlu, poi il cross, sul pallone si avventa Augello, sinistro al volo ed è di nuovo parità. Per il terzino, secondo centro in Serie A, a 11 mesi dal primo, avversario alla Lazio. La reazione dell'Inter, rabbiosa. Sesto, Brozovic per Perisic che ha due opzioni, assist o tiro, palla a metà strada fra la porta di Audero e Dzeko. 60 secondi più tardi, Barella per Lautaro Martinez, il Toro fa i conti senza il recupero di Adrian Silva che in qualche modo ne frena la conclusione. Vidal per Brozovic e D'Ambrosio per Perisic, i primi cambi nell'Inter. I pericoli per Audero non sono finiti, Barella verticalizza per Çalhanoğlu, Tosby in ritardo. L'ex Milan ha davanti una prateria, arriva ai 16 metri e calcia con il destro, il suo piede, non trova la porta. Correa per Lautaro Martinez e poi il cross di Candreva che diventa tiro. Handanovic ci mette una pezza, 21esimo. L'ultima fiammata è della Samp, Caputo per Damsgaard che con il gol ha una certa confidenza. Decisivo l'intervento di D'Ambrosio a pochi centimetri dalla linea di porta. L'Inter chiude in 10, K.O. Sensi appena entrato a cambi esauriti. La squadra di D'Aversa non ha la forza per approfittarne. Finisce in parità, sfida a tratti bellissime e risultato sostanzialmente giusto. Anche se all'Inter, 22 partite di fila in campionato con gol, resta il rammarico. 2 volte in vantaggio e 2 volte raggiunta. Sotto il punto di vista della prestazione non posso rimproverare nulla a questi ragazzi se non magari qualche ingenuità che poi possono costar cara come la circostanza del secondo gol. Sul 2-2 abbiamo avuto 3 occasioni importantissime che una squadra come la nostra doveva capitalizzare. Poi purtroppo è successo l'infortunio di Sensi e gli ultimi 20 minuti abbiamo dovuto soffrire. Andiamo a casa con un pareggio che ci sta stretto, però questo è il calcio, bisogna dare anche i meriti alla Sampdoria che è stato un grande avversario. Lampi di luce a San Siro. È tornata a risplendere l'Inter di Simone Inzaghi che 3 giorni dopo l'immeritato KO con il Real Madrid ha travolto il malcapitato Bologna di Sinisa Mihajlovic con un pesantissimo 6-1. I nerazzurri che contro gli spagnoli avevano creato tanto concretizzando nulla hanno invertito una tendenza pericolosa che si era già vista a Genova contro la Sampdoria. Di fronte al 4-2-3-1 del Bologna, che sulla carta sembrava poter essere avversario piuttosto ostico, Inzaghi ha schierato l'Inter con il consueto 3-5-2, ma con Dumfries, Di Marco, Vecino e Correa titolari per la prima volta. Una mezza rivoluzione per far rifiatare Darmian, Perisic, Çalhanoğlu e Dzeko e per non dare spazio a Sansone, Soriano e Skovolsen appostati alle spalle dell'ex nerazzurro Arnautovic. L'approccio alla sfida dell'Inter è stato però devastante. La squadra, decisa a riscattare le ultime 2 prestazioni, ha trovato il gol già al 6° minuto.
Sulla discesa a destra di Dumfries, ottimo nella corsa, nella tecnica e nel cross, Lautaro Martinez ha sorpreso l'altro ex interista Medel, schierato difensore centrale accanto a Bonifazi. Dopo il guizzo di Lautaro, il Bologna ha sperato il pareggio al 18° con Soriano e Sansone. Ma sfumata l'occasione, per i bolognesi il tardo pomeriggio milanese è diventato buio come la notte. I lampi sono stati tutti nerazzurri. Dopo il cambio Correa-Dzeko al 28°, l'Inter alla mezz'ora ha raddoppiato. Nella circostanza perfetto è stato il calcio d'angolo di Di Marco, così come la zuccata vincente di Skriniar al secondo gol di testa stagionale. Al minuto 33 è arrivato il terzo gol dell'Inter con Dumfries ancora decisivo. Per far dimenticare Hakimi, l'olandese ha bruciato la fascia destra per tutta la gara e dopo aver servito l'assist a Lautaro ha dato il via all'azione trasformata in rete da Barella. In avvio di ripresa ancora Inter vicino al gol con Dumfries suggeritore ancora per Lautaro fermato dalla traversa. Quarto gol però rimandato dei soli 3 minuti. Dopo una palla gol sprecata dal Bologna è stato Vecino a siglare il 4-0 al termine di un contropiede manovrato. Al minuto 17 la rete del 5-0 firmata con una puntata da rapinatore d'area di Dzeko. Il centravanti nerazzurro, decisivo per tutto il gioco offensivo dell'Inter, si è ripetuto al 23°, questa volta con un destro di rara potenza da posizione defilata. Nel finale il gol della bandiera di Teate per un Bologna che Mihajlovic ha voluto assolvere. In effetti l'Inter è apparsa in grande giornata. Per Inzaghi ottime notizie da giocatori mai impiegati come Dumfries, Di Marco, Vecino e dai veterani Skriniar, Bastoni, Barella, Brozovic e Lautaro. Tornata cattiva come nella passata stagione, la squadra milanese sembra attrezzata per vivere un altro campionato importante. Abbiamo fatto molto bene, capita fare 18 tiri e fare 6 gol, e capita con Real Madrid di farne 19, penso, e non farne nessuno. Fatti i complimenti alla squadra per come abbiamo tenuto il campo, per come ce la siamo giocati a viso aperto con Real Madrid, però nello stesso tempo ero molto molto arrabbiato, perché a quel punto, quando non riesci a vincere con 18 tiri in porta, assolutamente non si doveva perdere. Abbiamo preso gol troppo facile, perciò in realtà è quello, dobbiamo ritornare a avere quello spirito che abbiamo avuto nelle precedenti due partite, di pensare bene a difendere tutti, e poi gol in qualche maniera riusciamo a farlo. Un tempo per ciascuno, questa volta ha fatto male a qualcuno. Non è bastata la bellissima Fiorentina dominatrice dei primi 45 minuti per tener testa all'Inter. I campioni d'Italia hanno dato l'ennesima dimostrazione di forza ribaltando il risultato contro i Viola. In uno stadio dove quest'anno non sarà facile per nessuno fare punti, Italiano ha presentato i suoi con un 4-3-3, a impronta molto aggressiva e offensiva. Alle spalle del tridente Sottil, Vlahovic, Gonzalez, l'allenatore ha schierato un centrocampo tecnico con Torreira, Bonaventura e l'arrembante Duncan. In difesa Milenkovic e Nastasic centrali con Benassi e Biraghi esterni. 3-5-2 per Simone Inzaghi, che confermato il pacchetto difensivo ha cambiato esterni dando spazio inizialmente a Darmian e Perisic e restituendo una maglia da centrocampista a Çalhanoğlu accanto agli intoccabili Brozovic e Barella. In attacco Lautaro Martinez e Dzeko. Il match di Firenze ha visto i padroni di casa partire fortissimo imponendo un ritmo molto elevato alla gara. Pressing a tutto campo, recupero palla altissimo, fraseggio rapido e verticalizzazioni che hanno tolto l'iniziativa e la lucidità ai campioni d'Italia che, come già accaduto a Verona, hanno sofferto molto questo atteggiamento. Prima e dopo il bellissimo gol di Sottil, bravissimo a chiudere il taglio sul cross di Gonzalez, i Viola hanno costruito diverse palle gol. Il primo tempo ha mostrato il lato debole dell'Inter, che si è aggredita, fatica a difendersi ma anche a riproporsi, e così il protagonista assoluto è stato Handanovic, capace di limitare i danni contro una Viola che avrebbe meritato margine più ampio. Nel secondo tempo però i campioni d'Italia, scossi da Inzaghi, hanno cambiato mentalità e passo, riuscendo a trasformare l'inerzia di un match complicatissimo e dimostrandosi squadra vera e molto pesante. Micidiale l'1-2 tra il 7° e il 10° minuto con due giocatori che in procinto di uscire hanno invece colpito gli avversari con freddezza e precisione chirurgica. Primo gol di Darmian, ancora una volta decisivo come spesso nella passata stagione, a chiusura di una combinazione con Barella. Raddoppio di Edin Dzeko sull'unico acuto di giornata di Çalhanoğlu, che dalla bandierina ha pescato il centravanti nerazzurro al quarto gol in 5 gare con l'Inter. Con i milanesi in vantaggio, Inzaghi ha gestito benissimo i cambi, gettando nella mischia giocatori importanti come Dumfries, Di Marco, Vecino, Sanchez e Gagliardini e spostando Perisic a fare la punta. Proprio il croato, dopo l'espulsione di Gonzalez, ha chiuso un match che ha mostrato pregi e difetti dell'Inter. La squadra si è confermata macchina da gol, toccando quota 18 reti in 5 partite giocate, dimostrando di poter colpire anche nelle situazioni più complicate. Il primo tempo però ha detto che di fronte a squadre come la Fiorentina di Italiano, rapida, veloce, aggressiva, i campioni soffrono. Per i toscani alla fine il rimpianto di non aver saputo gestire il vantaggio, per Inzaghi un risultato importantissimo. In questo momento la Fiorentina non è matura al punto di mettere...
mettere a posto questa partita, mettere in sicurezza il risultato e cercare di aggredire ancora l'Inter. E in questo momento abbiamo dimostrato che non riusciamo a farlo per 90 minuti. Vittoria importante su un campo non semplice, in 2 giorni e mezzo, è la quarta partita. Penso che siamo partiti domenica con la Sampdoria, sono passati 9 giorni, abbiamo fatto 4 partite con 2 viaggi, quindi posso ritenermi soddisfatto. Romelu Lukaku, il miglior attaccante interista della scorsa stagione, è andato al Chelsea. Cristian Romero, difensore top un anno fa, è volato al Tottenham. Eppure in un San Siro esaurito, 36.517 spettatori, essendo causa Covid a metà capienza, Inter e Atalanta danno vita a una gara da Premier League. La prima occasione dopo 3 minuti è su piedi di Dzeko, che non sfrutta il cross di Darmian. Un minuto dopo Maresca estrae già il primo giallo. Saranno ben 8 alla fine di una gara che conta solo 24 falli. Al quinto l'Inter passa. Barella, il migliore dei suoi, serve un pallone che Lautaro Martinez trasforma in un gol d'antologia. Una rete che galvanizza lo stadio ma non piega l'Atalanta, che al 16esimo comincia a farsi vedere con Malinowski, il cui tiro viene deviato in corner da Bastoni. Il pari nell'area arriva al 30esimo grazie a un terrificante sinistro di Malinowski, su cui Handanovic non può far nulla. È il secondo ucraino a segnare all'Inter, l'altro si chiamava Andriy Shevchenko. L'Inter ci riprova al 37esimo con De Vrij, che però di fatto la passa a Musso. Più concreta l'Atalanta, che si riporta avanti sempre per un mister di Malinowski, sul quale Handanovic interviene come può. In area, secondo i dettami di Gasperini, c'è un difensore che si trasforma in attaccante per l'1-2 di Capitantoloi, e su questo risultato si va a riposo. Al sesto la più clamorosa palla gol per la Dea, su un fallo molto generoso fischiato da Maresca. Il tiro di Malinowski si stampa sul palo e Zapata da 2 passi non riesce a ribadire in rete. Al 12esimo Inzaghi dà una svolta alla gara inserendo Di Marco, Dumfries e Vecino. L'uruguaiano, appena entrato grazie al cross di Barella, spostato a sinistra ma sempre efficace, prova subito a finire sul tabellino dei marcatori, ma il portiere argentino respinge. Al 16esimo, nuovo suggerimento di Barella, De Ron va a far falle, Musso la tocca e in questo modo impedisce Lautaro di pareggiare. Il gol è solo rimandato, arriva al 26esimo. De Ron fa un cambio di campo assurdo e favorisce la ripartenza di Perisic. La palla arriva a Barella, che serve Di Marco, liberissimo, il cui tiro è respinto da Musso dalle parti di Dzeko, che fa il più facile dei gol. Poi, questione di mentalità, riporta la palla a centrocampo perché vuole vincerla. Ma passano 4 minuti e ci prova Mele, Handanovic la battezza fuori e così è. Il portiere sloveno si fa trovare invece presente sul suo connazionale appena entrato, Ilicic, che prova a riportare la Dea avanti, che rischia invece di capitolare per un tocco di mano assurdo di Demiral nell'area atalantina. Maresca, un po' incerto, a segna rigore che Di Marco, fin troppo sicuro di sé, spara sulla traversa. L'ultima emozione è il gol del giovanissimo Piccoli, che beffa l'esperto Handanovic e poi corre ad abbracciare la panchina. Il VAR riavvolge il nastro e scopre che a iniziazione un rinvio così così del portiere interista aveva già superato la linea di fondo. Finisce con un pareggio che è un risultato giusto per 2 squadre che hanno cercato fino alla fine i 3 punti. Dov'è l'Inter? Se lo chiedono Marotta e Zanetti in tribuna, Dzeko a bordo campo a scaldarsi, Inzaghi nervosissimo in panchina. Accade quando la ripresa è appena iniziata e il Sassuolo fa e disfa con Handanovic, ancora tra i pali, a tappare le falle di un'imbarcazione rabberciata sul punto di affondare, perché c'è un prima e un dopo nella sfida del Mapei. Ci sono 50 minuti di dominio nero-verde dopo un illusorio iniziale a faccio nerazzurro. C'è una squadra che Dionisi disegna per imbrigliare l'avversario con il pressing alto e poi stordirlo con palleggio fitto e di qualità e con fiondate ubriacanti in ripartenza. Così anche Barella, tra i pochissimi in serata ad avere consapevolezza del da farsi, finisce nella trappola. E su quel pallone recuperato il Sassuolo costruisce il vantaggio. Boga continua a spadroneggiare, Skriniar lo abbatte. E Berardi, con il 3° gol nelle ultime 3 giornate, sancisce la momentanea, schiacciante superiorità nero-verde. Dionisi, che in partenza ha rinunciato sia a Raspadori sia a Scamacca, dirige dalla panchina su uno spartito che suona a meraviglia, mentre Inzaghi osserva cupamente l'esito di scelte poco felici. È solo Barella che prova a tenere a galla la barca con la solita tenacia, senza risparmio, ma trova il muro davanti e attorno a sé. Mentre dalla parte opposta il muro deve alzarlo Handanovic per impedire a Berardi di fare il bis.
Ed è proprio il portiere sloveno al centro del primo momento di svolta. Andare a tappare su De Vrij l'ennesima falla aperta dal dissennato appoggio di De Vrij potrebbe costare carissimo a lui e all'Inter. Ma l'arbitro Pairetto, e con lui il VAR Nasca, decide che l'unica decisione da prendere sia quella di fischiare la fine del primo tempo. Episodio che diventa un tarlo nella mente del Sassuolo, ma in avvio di ripresa sembra metabolizzato in rabbia agonistica che Handanovic deve riprendere a contenere, finché Inzaghi non ne può più. E allora fuori, tutti assieme i più spaesati, Dumfries, Çalhanoğlu, Bastoni e Correa. E dentro, tutti assieme, Darmian, Di Marco, Vidal e soprattutto Dzeko, che impiega la bellezza di 33 secondi per dare il via alla nuova partita dell'Inter. Non avevo mai segnato al primo pallone toccato, dirà poi il bosniaco, al sesto gol nelle prime 7 giornate e più nessuno dopo Ronaldo il fenomeno ci era riuscito nella stagione di esordio all'Inter. I campioni dell'Italia siamo noi, urlano finalmente convinti i tifosi nerazzurri, ammirando da quel momento in poi una squadra trasformata nel gioco e nell'atteggiamento, trascinata da Dzeko alla terza rimonta esterna nella ripresa dopo quelle di Verona e Firenze. Consigli è costretto a travolgerlo per recuperare quel pallone, che poi Lautaro piazza sul dischetto per l'1-2 definitivo. Ma Inzaghi sa che correggere in corsa le partite non può e non deve diventare abitudine. Un concentrato di ossimori questo Lazio-Inter, parole e gesti che accostati tutti assieme finiscono per esprimere concetti opposti. Si parte con il riconoscimento del tifo biancoceleste per il lunghissimo tratto di strada comune e con l'emozione che Inzaghi, per la prima volta avversario all'Olimpico, fatica a mascherare. Si arriva stravolti dal furore in un tutti contro tutti scatenato dagli ultimi 15 minuti in cui l'Inter perde la testa e una partita, la prima in campionato, che sembrava avere in pugno. Subito incanalata nei binari giusti, malgrado la quota sudamericana di attacco lasciata in panchina a smaltire fatiche nazionali e jet lag. Usai, chiamato al fallo da Barella, sembra la fotografia di una Lazio forse ancora frastornata dal tonfo di Bologna. E Perisic, dal dischetto, sembra Mr. Wolf, risolutore di problemi nella giornata no di Dzeko. Calcia pure di destro, diventando il primo giocatore in Serie A ad aver realizzato rigori con entrambi i piedi. Prende appunti e lancia urla Sarri, che ha rinunciato al talento di Luis Alberto per la fisicità di Basic, ma senza raccogliere frutti. L'Inter arriva all'intervallo in pieno controllo della gara, non riuscendo però ad affondare il colpo ancora Perisic e gettando così le basi di una ripresa da gestire con affanno in caso di eventi avversi. Il primo dei quali si manifesta con un braccio casuale di Bastoni sulla traiettoria di Patrick e Immobile comincia a far piovere su Inzaghi il primo dei colpi assestati dai suoi ex pupilli. Le panchine fiutano odore di momento decisivo e chiamano i cambi, che stavolta premiano Sarri e puniscono Inzaghi. Luis Alberto e Lazzari aggiungono qualità e spunti in velocità. Dumfries, Correa e Vesino e più tardi Lautaro, più che altro confusione e nervosismo. La porta scorrevole della serata la azionano Leiva e Di Marco a 10 minuti dal 90. Non sembra uno scontro da KO, ma attorno all'interista a terra si disegna l'epilogo della gara. Se Lautaro non si ferma, magari perché non lo vede, oppure ingolosito dalla possibilità di andare al tiro, Felipe Anderson poi si sente legittimato a ignorarlo. E da lì i destini si ribaltano, dal piede che prima suggerisce per Immobile e poi conclude per il vantaggio, quello del brasiliano bocciato dall'Inzaghi laziale e costretto all'esilio 3 stagioni fa. La rissa che si scatena, con lo stesso Di Marco a unirsi più tardi nelle proteste, frutta soltanto 4 cartellini gialli, 2 per parte, ma è l'evento avverso decisivo per l'Inter, che perde la testa e in pieno recupero lascia libera la rampa per lo stacco di Milinkovic, secondo ex pupillo a colpire e affondare Inzaghi. Dopo il fischio finale, il gesto forse più innocente, l'approccio con pessima scelta di tempo all'amico Correa, costa il rosso tra le lacrime a Luis Felipe, ma chissà che il rientro negli spogliatoi incandescenti non riservi qualche ulteriore sorpresa da parte del giudice sportivo. In un Meazza che ribolle di passione come non si vedeva da oltre un anno e mezzo, la Juventus cerca l'aggancio al terzo posto dell'Inter. Simone Inzaghi sceglie Çalhanoğlu come interno di centrocampo, anche perché Vidal è influenzato. Indisponibile Correa, in attacco solita coppia Dzeko-Lautaro. Max Allegri sorprende invece con un paio di scelte inattese. McKennie soffia il posto a Bentancur, davanti al fianco di Morata gioca Kulusevski, non Chiesa.
Arbitra Mariani, al VAR c'è Guida, in tribuna il CT della Nazionale Roberto Mancini. La prima occasione per l'Inter, calcio d'angolo battuto da Çalhanoğlu, il colpo di testa è di Skriniar, pallone che termina sul fondo. Altro calcio piazzato, questa volta di Cuadrado, il pallone che sbuca dove si trova Morata, conclusione potente ma centrale, respinge Handanovic, poi Alexandro prova ad intervenire, va a terra, protesta l'arbitro, dice che si può proseguire. Il lancio di Locatelli per Bernardeschi che scatta in posizione di fuorigioco, non segnalato subito come da regolamento, ma Bernardeschi in questa occasione si fa male alla spalla destra e allora cade a terra dolorante, chiede anche il cambio, cambio che però non arriva subito, passano alcuni minuti e allora l'Inter prova ad approfittare della superiorità numerica con Darmian che mette in movimento Skriniar, l'appoggio per Çalhanoğlu, di prima conclusione deviata da Locatelli, il palo, Dzeko, l'Inter è in vantaggio al 17° del primo tempo con il 7° gol in campionato, l'8° stagionale per Edin Dzeko, miglior marcatore della squadra nero-azzurra. Dzeko che si trova sul filo del fuorigioco in posizione regolare, ma lo rivediamo anche dal prossimo replay, è decisiva la deviazione con un braccio di Locatelli che indirizza il pallone verso il palo. Gol regolare, entra Bentancur al posto dell'infortunato Bernardeschi, ma l'Inter è avanti di un gol. Sbaglia il disimpegno Skriniar, dà la possibilità a Cuadrado di intervenire dalla lunga distanza, 30 metri circa, prova in diagonale a sorprendere Handanovic. Pallone che però termina sul fondo, altra punizione, la batte Cuadrado, il colpo di testa, il pallone che si alza all'interno dell'area di rigore, cerca di addomesticarlo Alexandro in mezzo, poi Bonucci colpisce male, pallone fuori, in tribuna anche l'ex presidente dell'Inter Moratti con Tronchetti Provera. Passiamo al secondo tempo, perde palla ingenuamente Cuadrado e allora parte veloce il contropiede dell'Inter con Dzeko che mette in movimento Perisic, c'è spazio per il croato che converge, supera Danilo ma colpisce malissimo spedendo il pallone in curva. La Juventus prova a reagire, Locatelli, gran palla per Morata che però sbaglia tutto, cerca di sorprendere con un pallonetto Handanovic, non ci riesce, la delusione, la disperazione quasi dei tifosi della Juventus. Doppio cambio, fuori Cuadrado e Kulusevski, dentro Dybala che non gioca da un mese e Chiesa, proprio l'argentino batte questo calcio di punizione che viene intercettato non bene da Handanovic ma poi mette in calcio d'angolo Edin Dzeko. Altro doppio cambio, Arturo e Caio George per McKennie e Locatelli, Juventus che passa al 4-2-3-1, lo vedete le indicazioni su questo foglietto che Bonucci mette nel calzettone, ci prova la Juventus con Dybala in avanti, va a terra Alexandro dopo il contatto con Dumfries, l'arbitro dice che non c'è niente ma poi viene richiamato al monitor dal VAR Guida. Qui la difficoltà è soltanto geometrica perché il contatto irregolare è evidente, bisogna capire se il fallo è avvenuto dentro o fuori l'area di rigore, questa immagine chiarisce i dubbi, fallo che è avvenuto sulla linea, dunque concede l'arbitro il calcio di rigore perché, lo ricordiamo, la linea fa parte dell'area di rigore. Inzaghi reagisce così, arriva il cartellino rosso per il tecnico nerazzurro. Sul dischetto Dybala vince lui il duello tra specialisti con Handanovic, spiazzato al 44° del secondo tempo. Terzo gol in campionato, quarto stagionale per Dybala che pareggia i conti, esce sconsolato, l'avete visto, Simone Inzaghi. Non ci sono altre opportunità. Andrea Zoli si affida al tandem offensivo Pinamonti-Cutrone, Simone Inzaghi in tribuna per squalifica, è sostituito in panchina da Fares, invece dà ampio spazio al turnover, fuori Dzeko, Skriniar e Perisic, in avanti giocano Sanchez e Lautaro Martinez, arbitra Chiffi di Padova. Subito aggressivo l'Empoli, palla recuperata da Ricci, Stojanovic carica il destro, vola Handanovic, sono passati 12 minuti dal fischio d'inizio. Ancora Empoli, Bairami sulla destra, le finte su Brozovic, dentro per Luperto, decisivo il salvataggio di D'Ambrosio, Inter in grande difficoltà in questo avvio. Inter che si fa vedere per la prima volta al 23° con questa punizione di Di Marco, Brozovic gli restituisce il pallone, sinistro potente, Vicario alza sopra la traversa. Al 31° contatto in area tra D'Ambrosio e Bairami, Chiffi lascia giocare, il VAR non interviene, protesta però l'Empoli. L'Inter allora prova ad alzare il ritmo, ottimo anticipo di D'Ambrosio che si butta dentro, il tocco morbido di Sanchez, il colpo di testa di D'Ambrosio e l'Inter è avanti, 1-0. Gran gol di Danilo D'Ambrosio, alla prima da titolare, siamo al 33° in 120 secondi, si passa dal possibile rigore per l'Empoli al vantaggio nerazzurro. Noi invece passiamo alla ripresa che si apre ancora con l'Inter in avanti, palla per Darmian, cross in mezzo, troppo molle il colpo di testa di Sanchez, nessun problema per Vicario. Al 7° bruttissima entrata di Ricci su Barella, Chiffi non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso, entrata in netto ritardo di Samuele Ricci, Empoli in 10.
sotto di un uomo la squadra di Andrazzoli, cede di schianto, palla in mezzo per Darmian, Vicario si oppone coi pugni, poi il tap-in vincente di Sanchez, ma il cileno è in fuorigioco. Sempre Inter, sempre Darmian che si allarga a destra. Il cross in mezzo, la testa di Gagliardini e palla che c'entra in pieno il palo. Sfortunato il numero 5 nerazzurro. Il 2-0 però è solo rimandato. Ventesimo, Lautaro, palla sul secondo palo, Di Marco col mancino mette dentro. Secondo gol stagionale per Federico Di Marco, bravissimo a seguire l'azione e da lì non può sbagliare. La partita è virtualmente chiusa, 7 minuti più tardi ci sarebbe anche il 3-0 di Gagliardini, ma Chiffi annulla su segnalazione del VAR per un netto tocco di mano del centrocampista. Nel finale l'Empoli tenta una timida reazione con Mancuso entrato al posto di Cutrone, attento Handanovic. Dall'altra parte invece Di Marco è scatenato, cerca la doppietta personale, il suo diagonale però finisce fuori di pochissimo. L'Inter cerca continuità nei risultati ma non negli uomini, Inzaghi infatti cambia ancora fuori De Vrij, Di Marco e Lautaro e spazio a Ranocchia, Perisic e Correa schierato al fianco di Dzeko. Gotti invece in avanti conferma il tandem Sax-Beto col Tucu Pereira alle spalle, arbitra Sacchi di Macerata. Parte bene l'Udinese, quinto minuto, Sacks prolunga di testa, palla fuori per Strigger Larsen che prova la conclusione e attento Handanovic. Immediata la risposta dell'Inter, Brozovic recupera palla e di testa serve Barella. Barella carica il destro, alto sopra la traversa. Ritmi decisamente alti, tredicesimo minuto, Udinese scoperta. Correa se ne va sulla sinistra, accompagna l'azione Barella, palla dentro per lui, il destro Silvestri salva tutto, grande opportunità per l'Inter. Corner di Çalhanoğlu, stacca bene Ranocchia, palla fuori di poco. È l'Inter a fare la partita, la rimessa di Perisic, la difesa non riesce a liberare, ancora Barella, ancora Silvestri, poi Strigger Larsen anticipa Dumfries, scatenato oggi il centrocampista nerazzurro. Con le immagini montate da Mauro Gandiani passiamo alla ripresa. L'Inter si fa decisamente più concreta. Quindicesimo, bastone in verticale, la finta di Perisic, se ne va Correa, punta Nointik, rientra sul destro e questa volta Silvestri non ci può arrivare. 1-0 Inter. Terzo centro per Correa, ottima la sua progressione ma gran parte del merito del gol di Perisic, bravissimo con la sua finta a liberare il compagno. Troppo timida la risposta dell'Udinese, Deulofeu appoggia per Makengo, tiro potente ma centrale, nessun problema per Handanovic. 22esimo, lancio in profondità per Correa che ha spazio sulla destra, il cross in mezzo, Dzeko si libera, Silvestri, poi Dumfries, anche lui murato, ad un passo dal 2-0 l'Inter. Il raddoppio però è solo rimandato di 2 minuti. Barella lancia Dumfries, fuori tempo Strigger Larsen. Palla indietro per Correa, destro nell'angolino e 2-0. Seconda doppietta per Joaquin Correa dopo quella messa a segno contro il Verona 2 mesi fa. Destro potente del Tucu, bello questo abbraccio di gruppo con Inzaghi circondato dai giocatori. Nel finale il ritmo si abbassa, l'Udinese guadagna un po' di spazio. Molina dentro per Deulofeu che prova a metterla sul secondo palo, reattivo Handanovic. Finisce così col secondo 2-0 consecutivo per l'Inter e a fine partita la maglia numero 19 del Tucu Correa finisce tra le braccia del figlio di un altro 19 nerazzurro, ovvero Esteban Cambiasso, in attesa di Napoli-Salernitana e Roma-Milan, Inter a meno 4 dalla vetta. Meazza ribolle di passione per un derby che pesa parecchio sulle gerarchie dell'alta classifica. Milan e Inter arrivano in gran forma. Stefano Pioli deve rinunciare allo squalificato Theo Hernandez e lo sostituisce con Ballo Touré. Nella batteria dei trequartisti Brahim Diaz preferito a Salma Kers. Simone Inzaghi va sul sicuro e sceglie i titolarissimi. Dzeko e Lautaro in attacco. L'ex rossonero Çalhanoğlu confermato a centrocampo con Vidal in panchina. Arbitra Doveri al VAR Cerrati prima della gara. Un minuto di raccoglimento per ricordare Gino Maldera, uno dei protagonisti del Milan di Rocco. Poi si comincia, Dzeko verso Lautaro, intercetta il pallone Kessié che però torna indietro verso la propria porta, perde il controllo sull'attacco di Çalhanoğlu che va giù, abbattuto proprio da Kessié. L'arbitro Doveri concede il rigore, la decisione ci sembra corretta perché la gamba sinistra di Kessié va tra quelle di Çalhanoğlu, lo sgambetta
La verifica al VAR di Irrati conferma che la decisione è giusta sul dischetto Çalhanoğlu, conclusione centrale. All'undicesimo del primo tempo l'Inter è in vantaggio con il gol dell'ex, il primo segnato nel derby da Çalhanoğlu che mai aveva realizzato in maglia rossonera. Risponde così ai fischi e agli insulti della curva dei tifosi del Milan. La reazione rossonera è immediata, punizione di Tonali, il colpo di testa sembra di Tomori, in realtà è un autogol di De Vrij, arriva il pareggio del Milan al 17° del primo tempo. Eccolo qui il fuoco amico che sorprende Handanovic. Si riparte dall'1-1, ma non c'è un attimo di sosta in questo avvio elettrizzante. Ballo Turesi perde Darmian, lo mette giù, altro calcio di rigore deciso. Doveri che ammonisce Ballo Touré che sfiora con la punta del piede il pallone, ma poi abbatte Darmian, e allora altro calcio di rigore, anche questo giusto in favore dell'Inter. La protesta di Paolo Maldini in tribuna sul dischetto, questa volta tocca a Lautaro, intuisce, para in due tempi Tatarusciano, errore di Lautaro, terzo sbaglio dal dischetto su 10 tentativi in carriera per il toro argentino. Qui il Milan prova ad uscire con Ibrahimovic, Calabria, Krunic, bene per Rafael Leao, controllo sinistro respinto da Handanovic, ancora Rafael Leao in controbalzo di destro, pallone lontanissimo dallo specchio della porta. Le due occasionissime dell'Inter nel finale del primo tempo, Bastoni va sul fondo, mette indietro, arriva Barella, salva sulla linea Ballo Touré che così riscatta l'errore che aveva provocato il secondo rigore per l'Inter. Sempre da sinistra, cross di Perisic, Darmian, poi Dzeko, appoggio per Lautaro, serata no per l'argentino che fallisce una comoda opportunità. In avvio di secondo tempo, fuori Ballo Touré che è già ammonito, dentro Kalulu nel Milan, ma è l'Inter che prende in mano il controllo della manovra, cerca di riscattarsi Lautaro Martinez circondato da maglie rossonere, conclusione, doppia deviazione, pallone che termina in calcio d'angolo. L'Inter controlla il gioco e crea occasioni in serie, qui il cross di Perisic, arriva dall'altra parte Çalhanoğlu, la volée con il destro, non trova lo specchio della porta e non arriva Lautaro. Si fa male Barella ed è un danno serio non soltanto per l'Inter ma anche per la nazionale, problema al flessore per il centrocampista sostituito da Vidal che poco dopo ha una super occasione, spallata di Jekover a Kier, retropassaggio, Vidal, rigore in movimento, doppia ribattuta sempre di Kalulu. E qui l'Inter si spegne, cresce il Milan che ha 10 minuti di grandissimo calcio nel finale della partita. Ci prova Ibrahimovic che cerca il bis dopo la punizione vincente con la Roma, si oppone Handanovic. Poi l'azione insistita di Rebic, uno dei tanti cambi nel corso del secondo tempo, l'appoggio di Ibrahimovic per Bennacer, prova con il destro, non è il suo piede preferito, non trova lo specchio della porta. Sempre Milan, l'occasionissima capita a Salmakers, il palo salva Handanovic, poi che sì. Napoli per conquistare il primato solitario, l'Inter per accorciare a portarsi a meno 4. Per sostituire De Vrij, Inzaghi dietro si affida a Ranocchia, in avanti invece spazia la coppia tutta argentina a Lautaro Correa. Per il suo ritorno a San Siro invece Spalletti sceglie il tridente Osimhen, Insigne, Lozano. Arbitra Valeri di Roma. Parte bene l'Inter, 7° minuto, il cross di Perisic, Lautaro Martinez di testa, alto non di molto. La risposta del Napoli, palla recuperata da Zielinski, Osimhen apre a sinistra per Insigne. Avanza Insigne, ancora per Zielinski, Zielinski carica il destro e il Napoli avanti 1-0. 17° minuto, si sblocca la partita, quarto gol stagionale per il polacco, destro potente il suo ma Handanovic sembra in ritardo. Ritmi altissimi, dall'altra parte Darmian appoggia per Barella, Koulibaly con il braccio, inizialmente Valeri fa proseguire, chiamato all'on field review però cambia idea, netto il tocco di Koulibaly. Çalhanoğlu contro Ospina, parte il turco 1-1. Esulta Çalhanoğlu, secondo rigore consecutivo il suo dopo quello realizzato nel derby. 35° Perisic da Lautaro, l'argentino però non trova la porta. Dall'altra parte prova ad accendersi Lozano, il messicano arriva sul fondo, cross in mezzo Osimhen, troppo morbido e poco preciso. Finale di primo tempo, Di Lorenzo sbaglia, regala palla a Barella. Barella carica il destro, Ospina respinge, poi Correa spreca tutto colpendo malissimo. Grande opportunità per l'Inter. 44° corner di Çalhanoğlu, spizzata di Perisic, Ospina interviene. Esultano però i giocatori dell'Inter. Valeri infatti indica subito il dischetto. La palla è entrata, decisiva la goal line technology. 2-1 Inter che ribalta così la partita e passa avanti.
Con le immagini montate da Mauro Gandiani passiamo alla ripresa. Ancora Inter, Çalhanoğlu servito con il attacco da Perisic, punta all'area di rigore. Il cross basso, Lautaro la gira, Ospina, poi si salva il Napoli. Ottimo avvio di ripresa dei nerazzurri. Scontro aereo tra Skriniar e Osimhen. Ad avere la peggio il nigeriano, costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Pitagna. Il Napoli spinge, l'Inter riparte. 15° minuto, Correa si fa tutto il campo. Correa allarga per Lautaro, diagonale preciso e Ospina è battuto per la terza volta. 55° gol con la maglia dell'Inter per Lautaro Martinez, che non segnava da 5 gare. Azione splendida dei nerazzurri, padroni assoluti del campo. Alla mezz'ora serie di cambi, Inzaghi inserisce Dzeko, Vidal e Di Marco. Spalletti invece gioca le carte, Elmas e Mertens per Lozano e Insigne. Koulibaly, pressing su Dzeko, palla che finisce a Mertens. Mertens va col destro e il Napoli rientra in partita a poco più di 10 dal 90°. Una partita che sembrava chiusa si riapre all'improvviso. Merito del Napoli che non ha mai mollato. Dall'altra parte Di Marco per Perisic. Decisivo Rachmani che salva su Dzeko. Forcing finale del Napoli. Elmas per Di Lorenzo. Il cross sul secondo palo. Mario Rui è liberissimo di testa. Handanovic è reattivo. Occasionissimo per il Napoli. Mario Rui colpisce a botta sicura. Handanovic è bravo e fortunato col pallone che rimbalza sulla traversa. E non è ancora finita, 96°, Anghissa per Mertens che calcia in curva. Si divora il gol del pareggio, Dries Mertens era solo ma non è riuscito a tenere bassa la sfera. Finisce qui dopo il Milan, anche il Napoli cade per la prima volta in stagione. Grandissima partita dell'Inter che domina e vince con merito. E ora la squadra di Inzaghi a meno 4 dalla vetta. Anche al Penso l'Inter mette in scena il solito copione. Gara dominata fin dai primi minuti, grazie ad un'ottima organizzazione tattica, ad una perfetta occupazione degli spazi, ma ancora tanti, troppi errori. Contro il Venezia i nerazzurri hanno creato 21 occasioni da gol, 18 in più degli avversari, ma sono riusciti a chiudere la gara solo al 93° con il rigore di Lautaro. In mezzo 4 interventi decisivi di Romero, ma anche una serie infinita di piccole sbavature che hanno lasciato il risultato pericolosamente in bilico. Dovesse riuscire a migliorare la finalizzazione senza perdere la fluidità di gioco, di fatto Simone Inzaghi si ritroverebbe tra le mani una macchina quasi perfetta. Già perché in questo momento, almeno in Italia, nessuno gioca come i nerazzurri. Un calcio semplice ma efficace, fatto di pressione alta e circolazione rapida, a cui si aggiunge poi la qualità dei singoli. Da Brozovic, sempre più cervello della squadra, ancor più che con Conte, al ritrovato Perisic, da Barella al duo d'attacco Dzeko Lautaro, ma soprattutto oggi l'Inter può contare sulla qualità di Hakan Çalhanoğlu, in questa fase l'uomo più in forma. Per lui terzo centro consecutivo dopo i rigori realizzati contro Napoli e Milan. Spesso sacrificato in fascia nel 4-2-3-1 di Pioli, si sta esaltando nel 3-5-2 di Inzaghi, non facendo rimpiangere l'assenza di Eriksen. La differenza di passo rispetto alla Venezia si vede fin dai primi minuti. Per tutto il primo tempo la squadra di Zanetti, che in casa aveva comunque fermato Fiorentina e Roma, non riesce quasi a superare la metà campo. L'unico squillo è il gran sinistro di Aramu, deviato in angolo da Handanovic 5 minuti dopo il vantaggio nerazzurro. Per il resto in campo c'è solo l'Inter. E il copione non cambia nemmeno nella ripresa. Dzeko cerca con insistenza il gol, ma senza la musica della Champions il bosniaco sembra stanco, imballato. Barella tra i più spremuti è in riserva e si vede, ma Inzaghi non può e non vuole comunque rinunciarci. Così la gara scivola via senza particolari sussulti fino all'80°. Nel finale però Zanetti ribalta la squadra inserendo uno dopo l'altro Jonsen, Henry e Forte per dare peso all'attacco e il Venezia ha un sussulto d'orgoglio con Tesman che prova la conclusione dalla distanza. Troppo poco per trovare il pareggio, ma abbastanza per risvegliare i nerazzurri che tornano a spingere e dopo aver sprecato l'ennesima occasione con Di Marco, che calcia addosso Romero al termine di un'ottima ripartenza, fanno centro con Lautaro. Marinelli non vede l'intervento scomposto di Assa, ma richiamato dal VAR assegna il rigore. Il Toro cancella così l'errore commesso nel derby e rilancia l'Inter all'inseguimento della testa della classifica. Dopo aver riportato i nerazzurri agli ottavi di Champions a 10 anni di distanza dall'ultima volta, Simone Inzaghi non si pone i limiti. Le cessioni estive e l'addio di Conte avevano fatto pensare ai tifosi che il giocattolo si fosse rotto e invece funziona ancora alla perfezione. Turnover e assenze obbligate, ultimo a dare forfè Bastoni, per un Inter inedita a cominciare dalla difesa. Inzaghi schiera D'Ambrosio, Skriniar e Di Marco. Davanti Lautaro e Correa, Dzeko in panchina con Barella. Thiago Motta contro il suo passato con Manai, un altro con trascorsi nerazzurri al centro dell'attacco e il debuttante Kivior a infoltire la difesa. Arbitra Gersini. Il copione è scritto, una squadra attacca a pieno organico, l'altra si difende e aspetta. Come all'ottavo quando Lautaro innesca Correa, l'ex Lazio angola troppo, palla sul fondo.
A metà frazione l'Inter comincia a portare il pressing al limite dell'area spezzina. La palla rubata da Çalhanoğlu diventa buona per Correa, il sinistro manca della necessaria cattiveria. Passano 30 secondi e la prepotente progressione di Dumfries spalanca le porte a Lautaro Martinez. Stavolta la potenza c'è, manca la precisione. Lo Spezia non riesce a ripartire, si gioca ad una porta sola. Çalhanoğlu per Dumfries, sinistro sul quale Provedello pone i pugni, 29esimo. Fort Spezia, capitola 7 minuti dopo. Azione da manuale, Çalhanoğlu, D'Ambrosio, Lautaro con il tacco e poi Gagliardini. La firma è la sua, primo centro stagionale, ma erano in 7 quelli con la maglia nerazzurra ai 16 metri e dintorni. Inter cooperativa del gol, Gagliardini è il 13esimo marcatore diverso in 15 partite. Inzaghi vorrebbe chiuderla prima dell'intervallo e i suoi provano ad accontentarlo. Çalhanoğlu per Correa, Kivior si sostituisce a Provedel ed evita il 2-0. Lautaro stende Erlich e si prende il giallo. Thiago Motta voleva qualcosa di più. Improvvisamente Spezia, 46esimo, angolo di Kovalenko. Amiens sonda vette inesplorate, colpo di testa e miracolo di Handanovic. Dal nulla il quasi 1-1. Con il montaggio di Fabrizio Federici andiamo alla ripresa. Ferrer e bastoni per Amiens e Rezza. Soprattutto però tanta Inter. Correa scuote la traversa, Provedel battuto, 7esimo. Passano 2 minuti e ci prova Çalhanoğlu nel traffico. È un destro da autovelox. Il portiere respinge con un mix di istinto e riflessi. Lo Spezia non si scuote, all'Inter va bene così. Ci prova Lautaro, il braccio di Kivior è più che sospetto. Gersini non ha dubbi e indica il dischetto. Se l'è guadagnato il rigore e lo trasforma. Lautaro fa 2-0 al 13esimo e mette il lucchetto al risultato. 8° centro stagionale, secondo consecutivo dagli 11 metri dopo l'errore nel derby. L'ultima mezz'ora è un interminabile tiro a segno verso la porta dello Spezia. Il dai e vai con Lautaro mette Çalhanoğlu in posizione ideale per concludere. Paratona di Provedel. Angolo di Di Marco e torsione di Perisic. La palla sorvola la traversa e stavolta per il potere ci sarebbe stato poco da fare. Entra Dzeko, Inzaghi regala minuti a Sensi, Sanchez e Vidal. I due cileni dialogano. La penultima parola è di Arturo Vidal, l'ultima del solito Provedel. Un 2-0 che dice e non dice, partita a senso unico, Inter debordante, momenti di calcio spettacolo con Çalhanoğlu su tutto e su tutti. Certo, lo Spezia è stato avversario fin troppo tenero, ma intanto la macchina messa a punto da Inzaghi viaggia che è un piacere, a prescindere dai passeggeri di giornata. All'Olimpico l'Inter aveva toccato il punto più basso della sua stagione, 16 ottobre, mica un secolo fa. All'Olimpico, un mese e mezzo dopo, ha issato la bandiera del calcio spettacolo. Scusa Roma, scusa Mourinho, i più bravi siamo noi e anche i più belli. Che poi il campionato potrà finire in mille modi diversi, ma in questo momento nessuno vale la truppa di Inzaghi. 4ª vittoria di fila, la 3ª senza gol al passivo, il distacco dalla vetta della classifica che si riduce ad 1 punto, un mese fa erano 7. La prima volta contro l'allenatore del triplete si risolve in un allenamento o poco più. Bene così, visto che l'agenda prevede fra un paio di giorni un salto al Bernabeu per provare a vincere il girone di Champions. 3 gol, 3 nei primi 40 minuti, ciascuno con una storia. Il primo lo segna a Can Çalhanoğlu direttamente da calcio d'angolo. Che Rui Patricio ci metta del suo è un dato di fatto, ma la prodezza balistica rimane. In questa fase della stagione il destro del turco è un'arma letale a cui l'Inter sa di poter ricorrere in qualsiasi momento. Il secondo gol merita di essere raccontato con i numeri. L'Inter conquista palla sulla tre quarti romanista e la tiene per 58 secondi. L'azione si snoda attraverso 19 passaggi. Tutti e 10 i giocatori di movimento toccano il pallone almeno una volta. La parte finale è quella più bella. È come se un pilota invisibile premesse sul pedale dell'acceleratore. La velocità di circolazione aumenta. Sono tutti tocchi di prima. L'ultimo, quello del gol, porta la firma di Edin Dzeko. Fischiatissimo dal primo all'ultimo secondo, eppure signore al punto da rinunciare a qualsiasi manifestazione di esultanza. 6 anni e 119 gol nella capitale non si dimenticano. E poi il 3-0, l'assist di un difensore, Bastoni, la rete di un quasi difensore, Dumfries. Tuffo spettacolare da centravanti di lungo corso e al tempo stesso un segnale forte. Nella corsa al posto da quinto di destra torna la candidatura dell'olandese, scavalcato nelle ultime settimane da Darmian. Dumfries come il miglior Hakimi, tanto per avventurarci nel giochino passato-presente. Ah, l'Inter ha stravinto senza ricorrere a Lautaro Martinez, che tornerà presto, già a Madrid, tanto più che la nota negativa della serata è rappresentata dall'infortunio di Correa. Ben più lungo e dettagliato invece l'elenco delle cose che non vanno in casa Roma. Ok, le assenze, tante e pesanti, ma quelli mandati in campo da Mourinho hanno fatto poco per mettersi in mostra. Giusto qualche spunto di Zaniolo, poi si era segnato anche lui.
Chissà se in testa gli ronzano le parole del tecnico con tanto di consiglio di cercare fortuna all'estero. Certo, la Roma di oggi non induce all'ottimismo, semmai alla nostalgia per chi ha vissuto e fatto vivere momenti ben più esaltanti di questi. Inter subito in avanti, soluzione personale scelta da Skriniar che prova la conclusione dalla lunga distanza, respinge con i pugni Cragno, poi il pallone in profondità per Dumfries, molto attivo soprattutto nel corso del primo tempo, l'appoggio di Sanchez non riesce, arriva a Çalhanoğlu la conclusione, il pallone che però termina sul fondo, altra occasione per l'Inter, calcio d'angolo, lo batte proprio Çalhanoğlu, il colpo di testa in anticipo sul primo palo di Lautaro al 29esimo, l'Inter è in vantaggio, si tratta dell'11esimo gol di testa segnato dalla squadra nerazzurra in questo campionato, il 14esimo dagli sviluppi di palla inattiva, entrambi sono primati dell'Inter, poi Barella mette in movimento Sanchez, controllo sinistro respinto da Cragno che è chiamato a un super lavoro, Inter vicinissima subito al gol del 2-0, è un monologo totale nerazzurro, nessuna opposizione del Cagliari che qui commette un grave errore in fase difensiva con Dalbert, abbattuto Dumfries, calcio di rigore giallo per Cragno, sul dischetto va Lautaro, la conclusione viene intercettata da Cragno, poi Çalhanoğlu cerca di ribattere in rete, non ci riesce per Lautaro, si tratta del secondo errore su 5 tentativi dal dischetto in questo campionato, stessa porta, stesso angolo del rigore fallito contro il Milan. Finale del primo tempo, ci prova Brozovic con questa volée che viene respinta ancora da Cragno. E allora passiamo al secondo tempo che comincia naturalmente con l'Inter sempre in attacco, rimessa laterale, Dumfries per Barella che si gira, mette in mezzo l'anticipo. Anticipo di Sanchez, il 2-0 dell'Inter al sesto minuto del secondo tempo. Per Sanchez si tratta del primo gol in campionato, non segnava in Serie A con la maglia dell'Inter dal maggio scorso, dunque 7 mesi fa qui ha ritrovato lo spunto dei bei tempi con Arsenal e Barcellona. Pallone in profondità, Dumfries vicino al 3-0. Il rammarico dell'esterno olandese per l'errore sotto porta, perde un altro pallone il Cagliari in fase di impostazione, allora Lautaro, l'appoggio per Sanchez, la finta, la conclusione respinta ancora da Cragno, si salva di nuovo il portiere del Cagliari, decisamente il migliore dei suoi, poi Çalhanoğlu, è il tempo di pensare, di prendere la mira, di calciare con il destro a giro potente sul secondo palo, al 21esimo del secondo tempo arriva il terzo gol dell'Inter con Hakan Çalhanoğlu. È la sesta rete in campionato per il turco che ha un ottimo rendimento nell'ultimo periodo, pensate, quinto gol nelle ultime 6 gare di campionato. Inter che domina in lungo e largo, gran palla di Barella, il controllo di Lautaro sul filo del fuorigioco, controllo con la spalla, non con il braccio, dunque gol regolare. È il 10° gol in campionato, il 6° segnato al Cagliari dal Toro argentino che ha nella formazione rossoblu la sua vittima preferita per Barella, si tratta dell'8° assist, il migliore in questa specialità nel campionato di Serie A. Poi Barella cerca anche il gol dell'ex, si distende ancora Cragno e mette in calcio d'angolo dalla bandierina, il pallone sbuca dove c'è Skriniar, la risposta di Cragno, poi Satriano in campo nel secondo tempo, Sanchez cerca lo spazio per la conclusione, arriva Vidal, pure lui uno dei tanti cambi di Inzaghi. Blocca a terra Cragno. Intanto c'è il debutto di Zanotti, esterno destro di difesa, classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, entra in campo al posto di Perisic e può bagnare il suo esordio in Serie A con questo assist per Sanchez, ma il pallone viene respinto dalla traversa, poi Di Marco mette sul fondo, finisce qui. L'Inter del Conte Inzaghi, al di là del gioco di parole, merita già un titolo nobiliare il nuovo allenatore dei nerazzurri che nelle prime 18 gare di questo girone di andata è riuscito a conquistare il titolo di campione d'inverno e soprattutto nella quasi impossibile impresa di fare meglio del suo illustre predecessore, che a propria volta merita comunque una menzione d'onore per aver lasciato a Simone una squadra organizzata, solida, abituata a lavorare e soprattutto a vincere. Arrivato a Milano scegliendo il profilo basso, l'ex allenatore della Lazio ha saputo gestire magnificamente le partenze di Lukaku e Hakimi e l'indisponibilità di Eriksen, inserendo nei meccanismi della squadra campione d'Italia Dzeko, Dumfries e Çalhanoğlu, un compito complicato al pari della necessità di cambiare tipo di gioco. Pur conservando il modulo tattico, il 3-5-2, Inzaghi senza Lukaku, devastante nelle ripartenze e capace di sfruttare gli spazi a campo aperto come nessun altro attaccante al mondo, Simone ha dovuto necessariamente costruire una squadra più orientata alla manovra, al palleggio. Dopo un avvio di stagione di transizione, i campioni d'Italia hanno assimilato le idee del tecnico piacentino che ha concesso al gruppo maggior libertà di espressione in campo e maggiore iniziativa personale.
La perfetta squadra nerazzurra, comandata e telecomandata da Conte, che quasi da dodicesimo giocatore in campo dettava passaggio per passaggio lo sviluppo della manovra, ha acquisito autonomia e giornata dopo giornata autostima e grande fiducia nei propri mezzi. Lentamente l'Inter si è trasformata in una squadra capace di imporre il gioco, palleggiare, cercare il fraseggio nei pressi dell'area avversaria e di dare spettacolo. I numeri dicono che alla 18esima dello scorso campionato l'Inter aveva 40 punti contro i 43 attuali. Nella scorsa stagione i gol segnati erano stati 45 contro i 48 di quest'anno, quelli subiti 23 contro i 15 in questo girone di andata. Inoltre la squadra che l'anno scorso era uscita dall'Europa si è qualificata per gli ottavi di Champions League. Meglio di così Inzaghi non avrebbe potuto cominciare, anche se per assurgere al rango di principe o re nerazzurro dovrà bissare la conquista dello scudetto ottenuta da Conte. Il regalo di Natale l'Inter se l'è già fatto conquistando il titolo di campione d'inverno. Sotto l'albero nerazzurro però c'è ancora spazio. Per sostituire lo squalificato Barella, Inzaghi sceglie Vidal. In avanti tornano Dzeko e Lautaro. Juric invece si affida a Piazza e Brecalo dietro a Sanabria. Toro con il lutto al braccio in onore delle vittime dell'incidente di Via Genova. Arbitra guida di Torre Annunziata. Parte bene il Toro, corner dalla destra. Bremer è solo ma non ci mette abbastanza forza. Para Handanovic. L'Inter soffre la fisicità dei Granata, 18esimo minuto, Bremer per Gigi, cross dall'altra parte dove aggancia Brecalo. Brecalo l'appoggio per Piazza che cerca il palo lungo, palla fuori di pochissimo, grandissima occasione per il Torino. Il pericolo corso scuote l'Inter che allora prova a reagire, lancio lungo di Handanovic per Dzeko, la spizzata per Bastoni in posizione di ala, Bastoni punta alla porta ma gli manca la freddezza dell'attaccante, palla altissima. Ancora Inter alla mezz'ora, Brozovic per Dzeko che avanza sulla sinistra, punta all'area di rigore. Il passaggio in mezzo, la finta di Brozovic, la stoccata vincente di Denzel Dumfries. Terzo gol per lui nelle ultime quattro partite, 1-0 Inter, devastante la formazione nerazzurra in ripartenza. Scoperto il Toro e l'Inter tocca quota 104 gol nell'anno solare. Il Toro accusa il colpo, 39esimo, invenzione di Çalhanoğlu per Lautaro Martinez, esce Milinkovic, Savic, Lautaro lo supera ma mette sul fondo, ad un passo dal 2-0 la formazione nerazzurra. E qui Lautaro poteva sicuramente fare meglio, l'Inter è padrona del campo, 42esimo, Vidal per Brozovic, la conclusione alta sopra la traversa. Passiamo alla ripresa, ritmi decisamente più bassi, il Toro prova a spingere ma l'Inter gestisce senza problemi, 7° minuto ancora Dumfries, debole e centrale. 20esimo, punizione per il Toro, parte Lukic, Handanovic in calcio d'angolo, ottima risposta del numero 1 sloveno, cerca la precisione Lukic, trova la risposta di Handanovic. Serie di cambi, Juric richiama Sanabria, inserisce Magnus Barming, danese classe 2000 fin qui, un solo minuto in Serie A contro il Napoli, poi entrano anche Ansaldi, Prat e Mandragora, dall'altra parte invece dentro Sensi, Sanchez e Vessino. 70esimo, Barming recupera palla e sponda a sinistra, va sul fondo, cross in mezzo e per poco Bastoni non confeziona una clamorosa autorete, sarebbe stata una beffa atroce per l'Inter. Nel finale il Toro si sbilancia e lascia spazio ai nerazzurri. Sanchez recupera un buon pallone, lo scambia con Vidal, ancora Sanchez, destro alto sopra la traversa. 87esimo, altra ripartenza nerazzurra, Sensi per Sanchez. Questa volta il cileno tiene basso il pallone ma trova solo il palo esterno, contropiede perfetto. Finisce così 1-0 per l'Inter che conquista la 7ª vittoria consecutiva con il 6° clean sheet consecutivo. Numeri impressionanti, numeri da primato. Il Toro invece ha avuto il merito di giocarsela a viso aperto fino in fondo, ma la differenza tecnica si è fatta sentire. È la prima del 2022 per l'Inter che prova a battere la Lazio per il controsorpasso sul Milan in testa alla classifica. Simone Inzaghi ritrova il suo passato e va a caccia dell'ottava vittoria di fila in Serie A. Al posto dello squalificato Çalhanoğlu c'è Gagliardini, Dzeko e Correa in panchina, davanti la coppia Lautaro-Sanchez. Maurizio Sarri è l'unico allenatore ad aver battuto l'Inter in questo campionato. Al centro della difesa Radu sostituisce l'infortunato Acerbi. In mezzo Basic preferito a Luis Alberto. Arbitra Pairetto al VAR Aureliano. Dopo 7 mesi è tornato in Italia il presidente dell'Inter Steven Zhang, presente in tribuna. Parte forte l'Inter con Barella, il cross dalla parte opposta per il colpo di testa di Perisic, pallone alto sulla traversa della porta difesa da Stracoscia. Poi ancora Inter, costruisce dal basso, De Vrij, Sanchez si gira, c'è lo spazio per infilare Lautaro verso la porta avversaria, solo davanti a Stracoscia, non sbaglia Lautaro al 17esimo del primo tempo. Gol inizialmente convalidato dall'assistente, ma il VAR Aureliano scorge un fuoco
fuorigioco millimetrico, la spalla di Lautaro è avanti rispetto a quella di Usai, quindi gol annullato, si riparte dallo 0-0. Inter in controllo della partita, Dumfries, Sanchez molto ispirato nel primo tempo, triangolo ancora con Dumfries, cross, volée di Lautaro, riflesso prodigioso di Stracoscia che evita il vantaggio nero-azzurro, azione che merita il replay per la grande giocata dell'attaccante e del portiere, ma è solo questione di tempo. Il calcio d'angolo di Alexis Sanchez allontana la difesa della Lazio, controllo e sinistro di Bastoni al 30° del primo tempo, l'Inter è in vantaggio con il primo gol in questo campionato di Bastoni, che non segnava dal giugno 2020, oltre un anno e mezzo fa, gol con il compasso del numero 95 dell'Inter. A questo punto il rammarico di Milinkovic per la scarsa copertura offerta, poi dopo un infortunio di Barella, gioco fermato, pallone restituito alla Lazio, Cataldi in profondità, dormita clamorosa della difesa dell'Inter, in particolare di De Vrij, prova a intervenire Handanovic, non ci riesce, a porta vuota dopo soli 5 minuti con la prima azione offensiva della Lazio, Immobile riparta in parità alla gara, per lui è il 15° gol in campionato, 18° stagionale, ma gravissimo l'errore di De Vrij. È il momento migliore della Lazio, la fiammata, Milinkovic per Pedro, cerca Immobile sul secondo palo, interviene Handanovic, finisce il primo tempo, la ripresa riparte con una discreta prestazione della Lazio, il cross di Pedro, il colpo di testa di Immobile, si distende e blocca Handanovic. Immobile vicino al gol del 2-1, poi punizione di Sanchez, respinge non in maniera stilisticamente perfetta ma comunque efficace e Stracoscia. A questo punto l'Inter comincia ad attaccare con grande continuità, Dumfries sul filo del fuorigioco, respinge Stracoscia, il salvataggio di Luis Felipe e poi il destro debole di Sanchez, para senza problemi Stracoscia ma continua ad aumentare la pressione nerazzurra. La punizione per Bastoni che ha fatto gol nel primo tempo, qui invece l'assist per l'altro difensore centrale, il gran gol di Milan Skriniar al 22° del secondo tempo, torna in vantaggio l'Inter con il terzo gol in campionato, quarto stagionale dello slovacco, grande stacco, imprendibile il suo colpo di testa per Stracoscia. La Lazio naturalmente prova a reagire con Zaccagni che in campo nel secondo tempo, il cross dalla parte opposta, il colpo di testa di Pedro, altro colpo di testa questa volta di Skriniar che allontana, poi un po' di confusione per quanto riguarda l'arbitro, c'è questo fallo di Zaccagni ai danni di Barella, il pallone tra i piedi ancora dei giocatori dell'Inter, primo intervento di Radu, secondo intervento di Radu ai danni di Dumfries, l'arbitro estrae il cartellino giallo e poi dice secondo giallo per Radu per i due falli e dunque cartellino rosso per il romeno. Il VAR Aureliano, crediamo di interpretare nella maniera corretta, richiama Pairetto per dire che il primo fallo è stato di Zaccagni, non di Radu, e allora l'arbitro si corregge, giallo per Radu e giallo per Zaccagni, Lazio che resta in 11 uomini, ultima occasione in pieno recupero, il colpo di testa tentato, pallone che termina fuori, finisce qui. L'Inter capolista deve recuperare in fretta le energie dopo la Supercoppa e l'Atalanta è affamata di punti Champions. Gasperini è in piena emergenza, tra gli indisponibili Atebur, Malinovskyi e Ilicic si aggiungono a Zapata, Gosens, Mele e Toloi. Difesa a 4, in attacco Pessina, Kopp-Meiners e Pasalic a sostegno di Muriel. Inzaghi cerca la nona vittoria di fila in campionato per prendere terreno sul Milan secondo. Squadra al completo e di questi tempi è un miracolo. De Vrij va in panchina, gioca D'Ambrosio, davanti la coppia Sanchez-Dzeko. Arbitra Massa al VAR di Paolo, gli spettatori sono 5.000 come da nuove prescrizioni. Il colpo di testa di Dzeko sul cross di Brozovic, pallone che termina sul fondo bosniaco che sarà molto impreciso. Poi Muriel va a terra sull'attacco di Bastoni e Barella, l'arbitro lascia proseguire, Çalhanoğlu per Sanchez, l'occasione è notevole, così come il volo di Musso che mette in calcio d'angolo. Protesta l'Atalanta, era evidente l'intervento irregolare ai danni di Muriel, sarebbe stato probabilmente verificato al VAR in caso di gol. Il cross di Freuler per il colpo di testa di Pessina, parata senza particolari difficoltà di Handanovic, poi De Ron in avanti ancora per Freuler, si smarca Pasalic, pallone interessante, Pasalic all'interno dell'area di rigore, va a terra sull'attacco di Perisic, protesta l'Atalanta, l'arbitro dice che si può proseguire, la decisione ci sembra corretta perché il contatto è lievissimo e allora si passa al secondo tempo, perde ingenuamente il pallone Brozovic sull'attacco di Freuler, Pessina allarga verso Pasalic, triangolo che si chiude a distanza, ancora Pessina solo davanti ad Handanovic, intervento prodigioso del capitano dell'Inter che mette in calcio d'angolo, occasionissima per Pessina, tu per tu con Handanovic, non riesce a regalare il vantaggio all'Atalanta, il cross per un altro colpo di testa di Dzeko che termina ancora sul fondo, il rammarico del centravanti dell'Inter. Poi
l'anticipo di Palomino. Muriel in profondità per lo scatto di Koopmeiners, viene inseguito da Bastoni, lo affronta Skriniar, a terra Koopmeiners, protesta ancora l'Atalanta, ma di nuovo l'arbitro lascia proseguire e la valutazione è corretta. L'Inter in avanti con Perisic, cross morbido, il colpo di testa ad allontanare Di Pezzella, controlla Barella, Dzeko, intervento pallavolistico di Musso che mette in calcio d'angolo. Lancio in profondità, lo scatto di Dzeko che prende il tempo a Freuler, arriva sul fondo, cross interessante dalla parte opposta, arriva Darmian che viene anticipato dall'ottima diagonale difensiva di Pezzella, uno dei migliori dell'Atalanta, in questo caso anche molto coraggioso perché sbatte contro il palo sulla spinta di Darmian, ma può riprendere la propria partita. Attacca l'Inter con Barella, uno dei migliori dell'Inter, il cross per Dumfries, il colpo di testa di Dzeko a due passi dalla porta di Musso, non trova di nuovo lo specchio della porta. L'Inter attacca con decisione, ci prova Vidal, uno dei nuovi entrati nel corso del secondo tempo, la respinta di Musso, arriva Dumfries, pallone arretrato per l'inserimento di Brozovic, servizio per D'Ambrosio, pallone fuori, ma non sarà l'occasione più ghiotta per D'Ambrosio, ne avrà un'altra nel finale, il cross per Pasalic, colpo di testa, la schiena di Dumfries, pallone che va in calcio d'angolo dalla bandierina a Muriel, altro colpo di testa questa volta di Demiral da ottima posizione, pallone sul fondo e poi ancora l'Atalanta con questo rilancio, lo scatto di Muriel davanti Bastoni che commette l'unica ingenuità della sua partita, va a terra, Muriel vola solo davanti ad Handanovic, altro grande intervento del portiere dell'Inter che mette in calcio d'angolo, conclusione sul primo palo, perde ingenuamente un altro pallone l'Inter, questa volta con Vidal, prova ad approfittarne Pasalic all'interno dell'area di rigore, primo sinistro è respinto, il secondo è strozzato Handanovic senza alcuna difficoltà, l'ultima occasione però è dell'Inter ed è un'occasione notevolissima, Dumfries, gran colpo di tacco di Barella, assist per D'Ambrosio a tu per tu con Musso, non trova lo specchio della porta esterno della rete. All'ultimo respiro ancora l'Inter, come già accaduto contro Juventus in Supercoppa ed Empoli in Coppa Italia, i nerazzurri hanno avuto bisogno dell'ultimo minuto per vincere una gara importantissima dopo Alexis Sanchez in gol al minuto 120 contro i bianconeri e Andrea Ranocchi in rete al 90esimo contro i toscani. La zona Inter Cesarini ha visto aggiungersi Edin Dzeko tra i marcatori dell'ultimo assalto. Il gol del centravanti bosniaco ha regalato ai milanesi 3 punti d'oro al termine di una partita che ha visto la squadra campione d'Italia faticare moltissimo contro i più che rimaneggiati ospiti veneti. Approcciata male la partita, con poca attenzione e ritmo basso, l'Inter, poco incisiva, ha subito il gol del Venezia a segno con Harry, capace di sorprendere Skriniar e Handanovic al termine di un'azione che ha certificato il momento di flessione non solo difensiva dell'intero complesso nerazzurro. Dopo il pareggio di Barella, la squadra di Inzaghi ha dovuto attendere tutto il secondo tempo per trovare il gol della vittoria, arrivato allo scadere. Il successo colto ancora una volta in extremis e in rimonta, da un lato ha riconfermato la forza dei milanesi, capaci di vincere anche in giornate di grande sofferenza, dall'altro ha però evidenziato ancora la stanchezza della squadra di Inzaghi, che evidentemente paga lo sforzo fatto per la grande rimonta in campionato. La vittoria resta comunque importantissima e permetterà ai nerazzurri di presentarsi dopo la sosta al derby davanti al Milan, anche se per sconfiggere i rossoneri nelle successive 3 gare, Roma in Coppa Italia, Napoli a San Paolo e Liverpool in Champions League, difficilmente basteranno finali di partita come quelli vissuti contro Juventus, Empoli e Venezia. Mi preoccupa perché abbiamo preso un gol con l'Empoli e col Venezia che negli ultimi 2 mesi e mezzo non avevamo più preso, un pochettino di disattenzione non solo dai difensori ma da tutti i reparti, poi bisogna porre rimedio al campo di San Siro, va fatto sistemare il più presto possibile. Spinta sugli esterni, gestione dei cambi e confronto Maignan-Handanovic, 3 chiavi per leggere e spiegare il derby. Per un'ora l'Inter è padrona assoluta del campo, merito delle scelte di Inzaghi, che schierando Perisic e Dumfries altissimi, obbliga i rossoneri ad abbassare il baricentro. Senza la spinta di Theo Hernandez a sinistra e con Calabria costantemente surclassato da Perisic a destra, di fatto Leao, Giroud e Kessié, schierato trequartista nella speranza di schermare Brozovic e inserirsi negli spazi, restano abbandonati a se stessi. Il gol di Perisic al 38esimo è l'inevitabile conseguenza di una supremazia territoriale e tattica evidente e solo un super Maignan evita un passivo ben più pesante. Il quadro però cambia a metà ripresa, Pioli richiama che si inserisce Brian Diaz, ma soprattutto in 3 minuti Inzaghi cambia Perisic fermato da un problema muscolare, Çalhanoğlu e Lautaro con Di Marco, Vidal e Sanchez. Senza la spinta del croato e la qualità del turco l'Inter abbassa il ritmo e il Milan ritrova coraggio. È uno dei ragazzi che non mollano mai,
Hanno voluto soffrire, hanno voluto stringere i denti, abbiamo sofferto contro un avversario molto forte, ma abbiamo voluto vincere e questo è... di questo sono molto orgoglioso. Con l'ex Real Madrid in mezzo al campo, i rossoneri perdono fisicità ma guadagnano velocità e brillantezza. Non a caso i due gol di Giroud, anche questi messi a segno nell'arco di 3 minuti tra il 75esimo e il 78esimo, nascono da due strappi centrali con giocate decisive dello spagnolo. Al suo primo derby di Milano, Olivier Giroud si merita il titolo di Man of the Match, ma a ben vedere il vero segreto del successo rossonero parte una quarantina di metri più indietro. Nella gara più importante dell'anno, infatti, Mike Maignan spazza via definitivamente il fantasma di Gigio Donnarumma. Il francese è semplicemente strepitoso. Da solo, nel momento di maggiore difficoltà della squadra, tiene in piedi il Milan con 3 interventi decisivi. Un confronto impietoso con il rivale Handanovic, che invece non si mostra mai sicuro e che ha gravi responsabilità sul 2-1. Sappiamo che il calcio è così, quindi dovremmo essere bravi ad analizzarlo. Insieme ai ragazzi sicuramente avremmo meritato di più. E adesso brividi. Dopo una secchiata gelida, un pozzo di incertezza che prende fuori. Perfetta così, con le mani, con il cuore, con i piedi. San Siro come fosse una sorta di teatro Ariston a cielo aperto. Le note, anche stonate, di Inter e Milan vanno al di là del mare delle parole. Per 70 minuti il controllo, poi il flop. Interroghiamo Inzaghi. Era necessario drenare così un fiume tranquillo? Per 70 minuti salvati da un Donnarumma in salsa francese. Poi il top. Interroghiamo Pioli. Che gusto si prova a vincere un derby con la controfigura di Ibra? Il pallone si sgonfia improvvisamente e il petto rientra nella camicia. Fa più male di un pugno allo stomaco la rimonta dei rossoneri, perché nulla è come prima. Da martedì, quando Mourinho tornerà a casa dopo 12 anni, inizierà per l'Inter un'altra stagione. Si ritroverà, qualche giorno più tardi, il ragioniere Spalletti e successivamente il rosso vivo del Liverpool. Domande: chi ieri ha rimpianto Lukaku, che da solo frustava il Milan? Ma è sempre colpa di Handanovic quando la palla finisce dentro la porta? Giroud ha messo il dito nella piaga. Se gli occhi di Inzaghi tacciono, quelli di Pioli si illuminano. Allora ci crediamo ancora. Questo è il messaggio ricevuto appena fuori dalla tempesta. A proposito, 12 vittorie e un pareggio. Questo lo score dei rossoneri senza Ibrahimovic. Il calendario su misura e una primavera senza coppe spediscono il diavolo a fare pensieri non innocenti. Ma ci sarà bisogno di che sì, Leao e Tomori al meglio e della straordinaria continuità di Tonali. E adesso, brividi scudetti. Napoli, bello e incompiuto. Inter, meno bella ma pratica e consapevole. Risultato che per ragioni diverse va bene ad entrambe in chiave scudetto. Sì, scudetto. Un'attribuzione e un'aspirazione legittima per i campioni in carica, ma anche per gli sfidanti. Gli inquilini del Diego Armando Maradona hanno prodotto un primo tempo da incorniciare al quale è mancato solo di doppiare il vantaggio firmato da Lorenzo Insigne, che sale a quota 116 reti, una più di Maradona. Liberativo Osimhen e il flusso del gioco imposto dalla squadra di Spalletti confermano che non esistono limiti per il Napoli, perché negli scontri diretti il saldo è eccellente e nel girone di ritorno i punti sono 14 su 18, tutte vittorie e più due pari con Juve e Inter, superando le assenze dovute alla Coppa d'Africa. Non dobbiamo essere ambiziosi, per cui si tiene in riferimento tutto. Se a voi fa gioco anche la parola scudetto. Sicuramente una squadra come la nostra deve puntare al massimo, insomma, quindi ogni partita va affrontata nella maniera giusta e vedremo a fine campionato dove saremo. In quella che non è stata la migliore serata, con Inzaghi esiliato in tribuna, l'Inter conferma personalità e attitudine alla lotta di vertice. L'assenza di Bastoni, soprattutto in impostazione, il momento ondivago di De Vrij e Çalhanoğlu, sono stati superati dalla capacità del collettivo di resistere e reagire, appoggiandosi a un Dumfries infinito, alla capacità di Handanovic di reagire dopo il derby e alla dinamica coppia Dzeko Lautaro, col bosniaco che continua a vedere bene la porta e l'argentino che, anche senza segnare, sa rendersi utile alla causa. Però vorrei spendere anche delle parole per la prestazione di Lautaro, perché ha sofferto, si è sacrificato tantissimo, ha corso, e quando la fase di non possesso passa dai due attaccanti che aiutano la squadra, il resto della squadra va a ruota e, ripeto, abbiamo dimostrato di essere una grande. Come ai tempi di Maradona, l'entusiasmo alla vigilia del match.
e quello vissuto negli anni d'oro degli scudetti. Che emozione prova a seguire! Dobbiamo andare al primo posto e basta! 3-0! Se non c'è 2 senza 3, o terzo scudetto a Giavare. Ci crediamo! Na 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 na. Somos españoles de Sevilla, amantes del Diego. E Diego, quanto a reti fatte, è stato superato da Insigne, 116 reti azzurre all'attivo e 1000 rimpianti per il mancato sorpasso. Cioè, uno fa spendere 80 euro per vedere una partita e poi chi vede? Niente. E per lo scudetto il Napoli? Se ne parla l'anno prossimo. Cosa manca al Napoli per fare il salto di qualità? Probabilmente un po' di mentalità e di coraggio. Un cambio prima? Chi può dirlo? Mi sarei aspettato però l'inserimento di Mertens prima, la sua dinamicità, un modo anche forse per rompere la difesa interista. Però tutto sommato è un punto guadagnato per il Napoli questo. Abbiamo davvero creduto fino alla fine, poteva anche essere. Ma che fino alla fine, che ha segnato subito l'Inter, che ci hai creduto fino alla fine? Tutti quanti al termine di questa partita ci poniamo più il problema dei punti persi con Empoli, Spezia e Sassuolo che quelli tra virgolette persi ieri. Credo che Spalletti abbia pensato anche alla vetrina del Barcellona. Spalletti è l'allenatore giusto per puntare allo scudetto prima o poi? Il problema secondo me è a livello anche societario, perché tu puoi avere anche l'allenatore più bravo e fantastico del mondo, però devi anche mettergli a disposizione, come dire, gli strumenti, no? A De Laurentiis cosa vuoi dire? Buona domenica. Come si può consolare Napoli dopo il mancato sorpasso? Ma più che consolarsi, Napoli deve continuare a essere devota, devota a Maradona. E tutta gente canta ai Maradona. Contro il Sassuolo l'Inter ha l'occasione per riprendersi la testa della classifica. Inzaghi è costretto a rinunciare a Bastoni e Brozovic squalificati e a gestire le forze dopo la Champions. Fuori anche Dzeko e Dumfries, dentro Di Marco, Gagliardini, Sanchez e Darmian. Dall'altra parte invece Dionisi perde Ferrari ma ritrova in attacco Raspadori e Scamacca a completare il tridente con Berardi. Arbitra Forno di Roma. Ti aspetti l'Inter invece è subito il Sassuolo a rendersi pericoloso. Raspadori prova a sfondare centralmente. Lo scarico a sinistra per Traoré ma Livoriano calcia malissimo. Sono passati solo 50 secondi dal fischio d'inizio. Ancora Sassuolo, Berardi ruba palla a Çalhanoğlu. Inter è scoperta, Berardi in verticale per Raspadori. Destro potente, il Sassuolo avanti 1-0 all'ottavo minuto. Partenza devastante dei neroverdi. Inter assolutamente incapace di reggere il ritmo. Esulta Raspadori mentre i nerazzurri protestano per questo contatto Berardi-Çalhanoğlu, ma Forno lascia giocare. Al quarto d'ora i nerazzurri provano a scuotersi, sbaglia Chiriches, Çalhanoğlu si allarga a sinistra, conclusione potente ma palla che non trova la porta. L'Inter attacca, il Sassuolo riparte, 25esimo, gran giocata di Maxime Lopez. Palla per Traoré, cross in mezzo, Scamacca e solo di testa firma il 2-0. Decimo gol in campionato per Gianluca Scamacca, ma ancora una volta è piazzata malissimo la difesa dell'Inter. Furioso Inzaghi, Di Marco e Perisic si perdono completamente Scamacca. L'Inter si affida ai calci piazzati, Skriniar di testa, grandissimo intervento di Consigli, poi Scamacca spazza. Straordinario il riflesso del numero uno nero-verde. Il Sassuolo si copre ma quando riparte fa malissimo. Traoré al limite, non trova spazio per calciare, apre a destra da Berardi. Berardi se la porta sul sinistro, a giro col mancino, traversa piena. Splendida la conclusione di Mimmo Berardi. Con le immagini montate da Antonella Marzocca passiamo alla ripresa. Inzaghi cambia subito dentro Dzeko e Dumfries per Gagliardini e Darmian. Sanchez scala in posizione di tre quarti, dall'altra parte invece Ruan per Ayan. Inter che prova subito a riaprire la partita, Perisic per Dzeko in posizione regolare. Dzeko è solo ma Consigli gli chiude lo specchio. Occasionissima Inter al tredicesimo minuto. Cresce la pressione nerazzurra ma il Sassuolo è sempre pronto ad andare in contropiede. Traoré per Berardi, Di Marco l'obbligo ad andare sul destro che non è il suo piede e si vede, palla sul fondo. 17esimo, Dumfries per Perisic. Perisic si allarga sulla sinistra. Le finte del croato su Muldur. Cross in mezzo, gioco di testa e ancora Consigli. Altro grande intervento del portiere neroverde. L'Inter attacca a testa bassa, Di Marco per Perisic.
cross basso a cercare Dzeko, anticipato, la palla resta lì, incredibilmente Lautaro Martinez mette sul fondo da due passi, errore clamoroso del Toro, momento decisamente no per lui che in campionato non segna da metà dicembre, sembrava un gol praticamente fatto, invece la palla finisce fuori di pochissimo. Continui i capovolgimenti di fronte, dall'altra parte Maxime Lopez apre a sinistra per Raspadori, il 18 nero-verde carica il sinistro, Sassuolo ad un passo dal 3-0, partita bellissima. Altri cambi nel Sassuolo, De Frele, Matheus Henrique per Scamacca e Frattesi, dall'altra parte D'Ambrosio e Vidal per Çalhanoğlu e Perisic. Ma è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso, esce male l'Inter, palla buona per Raspadori che cerca il cucchiaio, Skriniar evita il KO definitivo. Ha cercato il preziosismo qui Raspadori, decisivo l'intervento del difensore slovacco. Assalto finale, 93esimo minuto. Vidal la butta dentro, De Vrij di testa, la gira bene, la palla in rete. Esultano i nerazzurri mentre i giocatori del Sassuolo vanno subito a protestare. Forno inizialmente convalida la rete ma poi viene richiamato alla on-field review da Valeri. Il VAR infatti ha visto un fallo di mano di Di Marco ad inizio azione. Tocco netto e allora gol annullato, si resta così sul 2-0. Finisce con la vittoria del Sassuolo in trasferta devastante contro le big. Dopo Milan e Juventus, infatti, i nero-verdi battono anche l'Inter che spreca un ottimo match point. Momentaccio per la squadra di Inzaghi che tra campionato e coppe ha vinto solo due delle ultime sei partite. Un'altra occasione buttata. Dopo il pareggio del Milan con l'Udinese, l'Inter aveva l'opportunità per tornare in vetta, ma non è andata oltre lo 0-0 a Genova contro il rossoblù. Schierata da Inzaghi con Sanchez accanto a Dzeko e con Lautaro Martinez inizialmente in panchina, l'Inter, che nelle ultime tre gare di campionato giocate contro Milan, Napoli e Sassuolo aveva raccolto soltanto un punto, non è riuscita a superare neanche i Liguri, penultimi in classifica. La gara giocata a Marassi ha visto i campioni d'Italia faticare ancora molto, pur cercando di imporre il gioco. I milanesi sono apparsi poco brillanti, lenti e prevedibili, rischiando anche qualcosa sul pressing avversario. Le occasioni nel primo tempo sono state poche. Le migliori chance per l'Inter sono arrivate nel secondo tempo, soprattutto al 17esimo, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo D'Ambrosio, preferito da Skriniar, ha colpito di testa la traversa. Nella fase finale della gara Inzaghi ha buttato nella mischia Vidale, Lautaro per gli impalpabili Çalhanoğlu e Sanchez e a 7 dalla fine Di Marco e Vessino per Perisic e Barella. La squadra ha attaccato ancora ma senza la necessaria lucidità e neanche l'ingresso tardivo dei Caicedo ha permesso all'Inter di cogliere l'occasione per riprendere il Milan. Inter è cambiata negli ultimi 20 minuti della stracittadina giocata lo scorso 5 febbraio, la stagione dei campioni d'Italia, che dopo aver dominato i rossoneri per un'ora, nel finale hanno subito i due gol di Giroud, che hanno riaperto il campionato e aperto la grande pressione dell'Inter. I nerazzurri, dopo aver pareggiato a Napoli e perso con il Sassuolo, sono stati fermati anche dal Genoa, evidenziando gli stessi difetti visti nell'ultimo mese. Manovra lenta, errori sotto porta e soprattutto una mentalità da trasformare per provare a eliminare il Milan dalla Coppa Italia e per difendere il tricolore. Di tutto ciò abbiamo parlato con Evaristo Beccarossi, grande esperto di cose nerazzurre. L'importante è che in questo momento sicuramente non semplice, si è perso qualche punto, però credo che il potenziale della squadra e la considerazione della squadra non cambi, perché la squadra è forte e fino alla fine lotterà per vincere il campionato. Ma se vinci si recupera, no? Perché mi sembra, perché a volte vedo l'asterisco e poi a volte non lo vedo, però se vinci il recupero credo che sei ancora davanti. Cosa è mancato nelle ultime quattro partite? Cosa è cambiato? Il risultato, qualche partita sicuramente si poteva far meglio, però anche le partite che hai perso mi sembra che alla fine la squadra come potenziale l'ha sempre dimostrato. Da un punto di vista tecnico qual è la cosa da sistemare subito, quella che funziona un po' meno adesso? Ma forse abbiamo concesso un po' troppo, però è una squadra che crea tantissime palle gol, quindi forse un po' più di equilibrio. Ecco, prendiamo il derby, magari mi piacerebbe vedere che l'Inter giocasse un po' meno bene, però portare a casa il risultato, perché nelle due gare del derby mi sembra che l'Inter sul piano del gioco abbia fatto delle ottime gare, però alla fine non l'ha premiato nel risultato. In Coppa Italia spero di giocare meno bene, però portare a casa. Resti convinto che l'Inter sia la squadra più forte? Assolutamente sì. Il pokerissimo dell'Inter, trascinata da Lautaro Martinez, autore di una tripletta, e da Dzeko in gol due volte, la squadra milanese ha ritrovato il successo in Serie A dopo una striscia di quattro partite senza vittorie. Contro la Salernitana si è rivista a tratti la squadra capace di dominare la prima parte del campionato.
Approcciata la gara con attenzione, l'Inter, pur avendo rischiato molto al quarto minuto, ha lentamente e inesorabilmente preso il comando della partita grazie a un ritmo nuovamente intenso, a una circolazione di palla più veloce, al grande lavoro dei centrocampisti e degli esterni e a verticalizzazioni insostenibili per la squadra di Davide Nicola. Sugli scudi, oltre a Lautaro e Dzeko, anche Nicolò Barella, autore di due assist per il ritrovato attaccante argentino. I tre giocatori apparsi più in difficoltà nelle ultime settimane hanno recuperato gamba, concentrazione e velocità perdute nell'ultimo periodo, strappando con le proprie accelerazioni una partita che l'Inter ha vinto con merito. Chiuso il primo tempo sul 2-0, nella ripresa la squadra di Inzaghi ha dilagato, trovando il terzo gol personale del toro argentino prima della doppietta finale di Edin Dzeko. Il 5-0 dà respiro all'Inter, che non vinceva in Serie A da gennaio, ma soprattutto conforta Inzaghi per la prestazione di una squadra che martedì a Liverpool proverà a ribaltare lo 0-2 dell'andata, ma che soprattutto, anche grazie ai recuperi di Gosens e Correa e a un atteggiamento da battaglia, potrà provare nella parte finale del campionato a tornare protagonista e a difendere il titolo. In testa alla classifica hanno vinto tutte e l'Inter prova a battere il Torino per non perdere terreno nella corsa allo scudetto. Juric è senza successi nelle ultime 6 gare e punta ancora su Belotti al centro dell'attacco, con Pobega e Brecalo a supporto. A Inzaghi manca Brozovic, pilastro del centrocampo, lo sostituisce Vesino. In difesa invece Ranocchia al posto dell'infortunato De Frey. Arbitra guida, al VAR c'è Massa. Comincia bene il Torino, che gira palla da Mandragora a Brecalo. Il movimento in profondità di Belotti, la conclusione con il pallone che sfiora l'esterno della rete. Poi la reazione dell'Inter, bel palleggio di Barella. Si fa vedere dall'altra parte Dzeko, pallone che arriva a destinazione. Il controllo, poi Dzeko lo porta a spasso lungo il limite dell'area, si ferma, sterza sul sinistro, conclusione, il volo di Berisha che para in realtà senza particolari difficoltà. Calcio d'angolo per il Torino, la battuta di Mandragora, il flipper all'interno dell'area dell'Inter, arriva Bremer e al 12° porta in vantaggio il Torino con il suo terzo gol in campionato, ma dormita colossale della difesa dell'Inter. Torino che va vicino subito al gol del 2-0 con Belotti che carica il destro, la risposta di Handanovic, poi allontana Bastoni. È soddisfatto Juric della prestazione dei suoi. Calcio di punizione per l'Inter che sarà pericolosa sui piazzati. Calhanoglu, il colpo di testa di Lautaro, lieve deviazione, poi il bel riflesso di Berisha che è soltanto alla seconda presenza in questo campionato. Ancora Calhanoglu, il colpo di testa questa volta è di Ranocchia, di nuovo si supera Berisha che evita il gol dell'1-1. Il rammarico di Simone Inzaghi per il gol dell'Inter che non arriva. Metà del primo tempo, Pobega, Belotti ingaggia un duello con Ranocchia, va a terra, l'arbitro è lì a due passi, dice che si può proseguire, ma è evidente, lo rivediamo in questi replay, l'intervento irregolare di Ranocchia che colpisce il piede destro di Belotti e soltanto dopo aver sbilanciato l'attaccante del Torino il pallone. Era calcio di rigore, c'è un lungo check al VAR, ma Massa non richiama al monitor guida, nonostante si tratti di un errore chiaro ed evidente. Il Torino è l'unica squadra di Serie A ancora senza rigori in questo campionato. Nel finale del primo tempo la conclusione di Mandragora, pallone sul fondo e poi il doppio cambio in avvio di ripresa per l'Inter, dentro Di Marco e Gosens, fuori Bastoni e Perisic. Punizione per l'Inter, la batte Di Marco, il colpo di testa di Vesino sul primo palo, pallone che però va oltre la traversa. Ancora l'Inter che vive il suo momento migliore con Dzeko, aspetta l'inserimento di Di Marco, controllo con il sinistro, poi con il destro, non è il piede preferito, fa muro Berisha, allontana la difesa del Torino. Sempre Inter, Vesino, occasione clamorosa per Dzeko che a 7 metri da Berisha non riesce a trovare lo specchio della porta. Allora il Torino va vicinissimo al gol del 2-0. Brecalo, super slalom all'interno dell'area di rigore e poi spunta il piede di Gosens che esulta come se avesse segnato un gol, perché riesce ad evitare che il pallone termini in rete. Dalla bandierina Mandragora per il calcio d'angolo del Torino, il colpo di testa di Izzo, il volo di Handanovic, grande intervento del portiere dell'Inter che si salva ancora, evita il gol del 2-0. Allora sale l'Inter nel finale, in campo c'è anche Vidal, prova lui la conclusione, Berisha riesce a deviare in calcio d'angolo. Adesso gli attacchi si susseguono con Di Marco, parte il traversone, ancora Dzeko a due passi dalla porta di Berisha, ancora impreciso, e questa è di nuovo la reazione sconsolata di Inzaghi. Ci sono spazi per il contropiede del Torino, Brecalo va a cercare Pobega da buona posizione, non inquadra la porta e poi siamo in pieno recupero, 48° minuto, Dzeko, Sanchez segna il gol dell'1-1 al 48° del secondo tempo, terzo gol in campionato, 7° stagionale per Alexis Sanchez, in campo nel finale, finisce qui.
arrabbiati con noi stessi, ma non depressi. E questo è il nuovo mantra che filtra dal quartiere generale dell'Inter. In casa nerazzurra è chiara a tutti la netta flessione della squadra, ma tra i dirigenti c'è la speranza di riprendere la rotta persa dopo aver buttato via il derby di campionato. Quel 5 febbraio resta la data che ha cambiato la stagione dei milanesi, che dopo la sosta in un altro derby, quello d'Italia con la Juventus, si giocheranno le residue possibilità di partecipare alla volata scudetto da protagonisti. Le ultime 7 partite hanno infatti portato alla classifica soltanto 7 punti. Nello stesso arco di tempo il Milan ne ha raccolti 17, il Napoli 14, la Juventus ancora 17. Per l'Inter una media punti da bassissima classifica e soprattutto un rendimento precipitato. Anche contro la Fiorentina, senza De Vrij e soprattutto Brozovic, Inzaghi ha provato a inventarsi un nuovo playmaker, ma dopo aver visto faticare Barella e Vecino anche con Çalhanoğlu in cabina di regia, le cose non sono migliorate. La manovra dell'Inter ha perso il ritmo di qualche mese fa, è lenta e prevedibile, gli avversari pressano alto e la squadra non ha vere alternative di gioco, anche per una condizione psicofisica non brillante. Dzeko e Lautaro continuano a faticare molto e a essere serviti poco, mentre la difesa prende almeno un gol a partita. Anche Inzaghi è finito così nel mirino della critica. Non hanno convinto le versioni di Inter senza Brozovic, la gestione del derby e alcuni cambi decisivi. Il club continua però a credere nel suo tecnico, considerato bravo anche se inevitabilmente meno esperto di Antonio Conte. E così, arrabbiati con se stessi ma non depressi, i nerazzurri dopo la sosta si giocheranno tutto a Torino contro la Juventus. Siamo in un momento di involuzione, dobbiamo fare di più perché le nostre competitor stanno viaggiando a ritmi elevati. Sappiamo che mancano 9 partite, 8 agli altri, 9 a noi, ci sono tanti punti a disposizione. In uno stadium stracolmo, come non si vedeva da oltre 2 anni, il primo pensiero è per la pace in Ucraina con Imagine, cantata da Guy e dall'artista ucraina Katerina Pavlenko. Bonucci consola il bimbo che piange, troppa emozione per lui, mentre Allegri si gioca il tutto per tutto in chiave scudetto. Alle spalle di Vlahovic la formula più spregiudicata con Cuadrado, Dybala e Morata. L'Inter ha vinto allo Stadium soltanto una volta, quasi 10 anni fa. Inzaghi cerca il bis con Dzeko e Lautaro, coppia d'attacco, arbitra Irrati, al VAR c'è Mazzoleni. Un minuto e mezzo, va a terra Locatelli, colpito con un calcio da Lautaro, che viene ammonito, salterà la prossima partita contro il Verona, era diffidato. Locatelli torna in campo con un vistoso turbante, una vistosa fasciatura. Poi Juventus con Cuadrado, il cross, la respinta sbagliata di Handanovic che regala questa grande opportunità a Chiellini che colpisce la traversa da 2 passi, poi Locatelli allontana Perisic, clamoroso errore di Handanovic salvato però dalla traversa sul tentativo di Chiellini. Poi Cuadrado dalla lunga distanza respinge ancora Handanovic. Juventus con il lutto al braccio per ricordare Silvio Longobucco, scomparso ieri 3 volte campione d'Italia in bianco-nero. Sempre Juventus con l'Inter che fa una fatica enorme a costruire gioco. Il colpo di testa di Morata attraversa l'area di porta e poi termina sul fondo. Lautaro, già ammonito, lo ricordiamo, colpisce così Chiellini. Ci stava il secondo cartellino giallo, si salva però l'argentino. Poi Cuadrado va sul fondo, pallone invitante indietro, Morata, doppio tentativo, il primo respinto da Brozovic, il secondo quasi sulla linea da D'Ambrosio. Dopo la mezz'ora del primo tempo si fa vedere l'Inter, prima volta con Çalhanoğlu, conclusione che viene respinta prima da De Ligt, poi da Danilo, lo capiamo meglio con questo replay, flipper all'interno dell'area della Juventus. Locatelli non ce la fa, problemi al ginocchio per lui, esce addirittura in lacrime al suo posto, entra Zaccaria. Poi Dumfries va a terra, l'arbitro dice che si può proseguire ma viene richiamato al monitor da Mazzoleni. Allora va a verificare che cosa è successo. Ecco cosa è successo, step on foot come si dice adesso, cioè piede calpestato da Morata su Dumfries che va a terra, e allora l'arbitro Irrati concede il calcio di rigore. Siamo allo scadere del primo tempo, ammonito Morata, anche lui diffidato, salterà la partita con il Cagliari. Sul dischetto Çalhanoğlu, para Szczęsny, Çalhanoğlu ancora sul pallone, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è di Rabiot, pallone in rete, ma il gol viene annullato per un fallo presunto di Çalhanoğlu ai danni di Danilo. Questa è la valutazione di Irrati. Però Mazzoleni al VAR gli fa notare che De Ligt, lo vedete, è entrato prima della battuta di Çalhanoğlu e poi è stato lui ad impedire a Çalhanoğlu la ribattuta. E allora calcio di rigore che deve essere ripetuto. Di nuovo Çalhanoğlu sul dischetto, segna questa volta al 50° del primo tempo, porta in vantaggio l'Inter con il 7° gol in campionato, 3° su calcio di rigore. Questa è la reazione di Massimiliano Allegri, furioso per la decisione dell'arbitro.
Finale del primo tempo, la Juventus cerca il pareggio, ci prova Vlahovic, incrocia il sinistro, pallone che termina sul fondo. E allora passiamo subito al secondo tempo, errore in disimpegno di Handanovic che non si intende con Skriniar, regala il pallone a Morata. Dybala prova a sorprendere la difesa dell'Inter che si salva con l'intervento di Brozovic. Ancora Juventus, cerca di girarsi Vlahovic, ci riesce, pallone sul destro, non è il suo piede forte, non trova lo specchio della porta. Poi Zaccaria, doppio slalom, conclusione respinta dal palo De Sciglio. Cross, Vlahovic, colpo di testa, pallone sul fondo, è l'occasione più ghiotta per la Juventus. L'Inter nel finale di gara, l'opportunità per il 2-0, Darmian verso Correa, entrambi in campo nel secondo tempo, Correa però spedisce alto. E poi l'ultima protesta della Juventus, Vlahovic nel corpo a corpo con D'Ambrosio, va a terra, il contatto c'è ma è troppo lieve per giustificare la concessione di un calcio di rigore. E allora finisce qui, vince l'Inter per 1-0, non succedeva allo Stadium da quasi 10 anni, questo dà la possibilità all'Inter di tenere vivo il sogno scudetto che tramonta invece in maniera definitiva per la Juventus che non perdeva da 16 partite e non avrebbe meritato di trovarsi sotto alla fine del primo tempo, ma nel secondo, al di là del palo colpito da Zaccaria, forse non ha giocato con la necessaria rabbia agonistica per arrivare al pareggio. Merito della grande partita anche di Skriniar che ha quasi annullato Vlahovic. Per tutto il resto, caro Jacopo, c'è Max Saccani e la sua moviola. A te. Una notte a un passo dalla vetta. In attesa delle gare di Milan e Napoli, l'Inter ha battuto il Verona con un netto 2-0 e si è portata a un punto dai rossoneri, raggiungendo i partenopei. Ma la sfida del Meazza ha soprattutto restituito al campionato una seria candidata al titolo. Contro i Veneti, la squadra di Inzaghi, soprattutto nel primo tempo, è tornata infatti a mostrare calcio di grande qualità. Con De Vrij al centro della difesa, Brozovic in cabina di regia, Perisic straripante a sinistra e con Correa accanto a Dzeko, i nerazzurri hanno imposto alla gara ritmi insostenibili per il Verona. I campioni d'Italia hanno approcciato nel modo migliore il match. Pressing alto, recupero palla sistematico, fraseggio veloce, verticalizzazioni micidiali, il tutto a velocità travolgente. Il primo gol è arrivato al 23esimo, su assist del migliore in campo, Ivan Perisic, è stato Barella a esibirsi in un taglio offensivo concluso da un tocco perfetto sotto misura. Il gran gol del centrocampista sardo ha dato ancora più entusiasmo alla squadra che, sostenuta dai 61.000 di San Siro, 7 minuti più tardi ha chiuso la pratica con Edin Dzeko imbeccato ancora da Perisic. Nel primo tempo l'Inter ha tirato 13 volte verso la porta avversaria. Dopo aver dominato la prima frazione, nella ripresa i nerazzurri hanno abbassato ritmo e linee di gioco gestendo il vantaggio senza grandi difficoltà. Una prestazione che rilancia la squadra di Inzaghi in una volata scudetto che si annuncia mozzafiato. L'Inter batte lo Spezia in attesa di recuperare la gara di Bologna, consolida le ambizioni scudetto. Inter cinica, brava a colpire nei momenti cruciali della partita, contro uno Spezia comunque volenteroso che ha creato qualche apprensione alla retroguardia nerazzurra, come in avvio di gara con Jasi, anticipato da Handanovic. Alla mezz'ora l'Inter passa in vantaggio grazie ad un'incursione in area spezzina di Brozovic che batte Provedel. Brividi per Handanovic anche ad inizio ripresa, prima con Agudelo, poi con Erlich di testa, ma i giocatori dello Spezia non hanno la mira giusta. Ne approfitta così l'Inter che al 28esimo raddoppia, cross di Perisic e tocco vincente di Lautaro Martinez appena entrato. Lo Spezia comunque non demorde e all'87esimo trova il gol del 2-1 con il suo capitano Giulio Maggiore. L'Inter si riporta comunque in avanti e in pieno recupero con Sanchez cala il tris. Travolgente e spietata, l'Inter manda al tappeto la Roma tornando momentaneamente capolista del campionato. Alla scala del calcio i campioni d'Italia surclassano gli avversari e dopo un tentativo a salve di Mancini a infiammare il match di San Siro un lampo di Dumfries. Innescato da una splendida azione in verticale, la freccia olandese alla mezz'ora indirizza il match dei neroazzurri nella direzione giusta. L'entusiasmo per il gol del vantaggio è però solo l'antipasto di una festa appena cominciata, una festa arricchita prima dell'intervallo da una perla di Brozovic. Il regista croato in giornata di grazia prima ubriaca gli avversari e poi con un destro chirurgico si inventa il 2-0 mandando in delirio il pubblico. Un raddoppio meritato che prima dell'intervallo stende i giallorossi in difficoltà anche nella ripresa. Merito dei ragazzi di Inzaghi che al minuto 52 scrivono la parola fine su una partita mai in discussione. Lasciato libero di staccare in piena area, Lautaro Martinez non perdona mettendo la firma su una vittoria pesante in chiave scudetto.
A consolare Mourinho gli applausi di San Siro per un passato mai dimenticato e il gol nel finale di Mkhitaryan, che rende solo meno amara la serata dei giallorossi messi all'angolo da un Inter nuovamente prima della classe. Nel campionato dell'Inter, che si gioca il primato in classifica nel recupero con il Bologna, Sinisa Mihajlovic, ex nerazzurro, guida ancora da remoto. In panchina c'è il vice Taniga, che ritrova altri due ex interisti, Medele Arnautovic, fuori per squalifica domenica scorsa contro l'Udinese. Simone Inzaghi deve rinunciare ad Handanovic, fermato dal mal di schiena. Al suo posto Radu al debutto in campionato. Davanti c'è Correa in coppia con Lautaro. In tribuna anche il CT azzurro Roberto Mancini, arbitra doveri al VAR c'è Fabbri. L'Inter parte forte, la rimessa laterale di Dumfries, il movimento di Perisic che poi chiude il triangolo con Barella, ancora Perisic, tunnel ai danni di Barro e poi sinistro che fulmina Skorupski. Sono passati soltanto 3 minuti ma l'Inter è già in vantaggio con il 6° gol in campionato di un super Perisic. Merita naturalmente di essere rivista la sua meravigliosa giocata e poi il sinistro che forse sorprende un po' Skorupski, che magari non vede partire il pallone. Inter in vantaggio, cerca subito il gol del 2-0, ancora Perisic incontenibile, Di Marco, conclusione respinta da Skorupski, arriva Lautaro Martinez da ottima posizione, colpisce male, pallone che finisce in curva. In campo c'è soltanto l'Inter, il triangolo tra Çalhanoğlu e Skriniar, che poi però dimostra di essere molto più abile nella fase difensiva con questo sinistro debole e impreciso che termina sul fondo da buona posizione. Ancora l'Inter che prova a sfruttare anche gli errori in fase di impostazione del Bologna, qui ingenuo Scouten che regala il pallone a Lautaro, controbalzo centrale, mettendo il piede sinistro a terra si fa male Lautaro. Lo vedete, piccola distorsione, ricorre all'intervento dello staff medico dell'Inter, ma pochi minuti dopo è di nuovo in campo. Poi Soriano su Perisic che va a terra, protesta Inzaghi a 2 passi, vorrebbe il calcio di punizione. L'arbitro doveri lascia proseguire, allora si sviluppa l'azione del Bologna con Teat che serve Barro. Arnautovic va a piazzarsi all'interno dell'area di rigore dalla parte di Di Marco, è più alto Arnautovic di circa 20 centimetri e colpisce di testa per il gol dell'1-1 al 28° del primo tempo, 13° gol in campionato, il quarto nelle ultime 3 partite giocate dall'austriaco che all'Inter collezionò appena 3 presenze nell'anno del triplete. Lo vedete, l'intervento ai danni di Perisic, poteva starci il calcio di punizione, l'arbitro non è d'accordo e ammonisce per proteste Simone Inzaghi. Il cross di Perisic, il colpo di testa di Dumfries, pallone che termina alto, e poi nel finale del primo tempo il Bologna cerca il gol in fotocopia con il primo e allora ancora Arnautovic che salta su Di Marco, mancano tanto i centimetri di Bastoni che però non è al meglio della condizione. In avvio di ripresa altro colpo di testa, questa volta di Correa, gran riflesso di Skorupski che allontana la minaccia, poi scintille tra Arnautovic e Barella, ammoniti entrambi, forse ricordando Italia-Austria gli ultimi campionati europei. In contropiede prova a sviluppare l'azione il Bologna, prende posizione Barro servito da Arnautovic, però destro altissimo, finisce alle stelle la conclusione, esce Barella che non è contento del cambio, al suo posto Dzeko, dentro anche Sanchez per Correa, Inter a 3 punte. Qui entra all'interno del terreno di gioco Claudio Spicciarello, il preparatore atletico dell'Inter, che viene espulso dall'arbitro doveri, poi intervento di Çalhanoğlu su Teat, ammonito Çalhanoğlu, era diffidato, salterà la prossima partita, la trasferta di Udine, rimessa laterale di Perisic, Radu manca clamorosamente il pallone a un passo dalla linea di porta, segna Sansone appena entrato, l'esultanza del Bologna. Sansone che non aveva segnato praticamente per un anno, realizza 2 gol consecutivi contro l'Udinese e poi contro l'Inter, ma è davvero imperdonabile l'errore di Radu che vediamo ancora una volta prima del gol del 2-1, il rammarico del portiere che sostituisce Handanovic. Nel finale la punizione di Sanchez, c'è D'Ambrosio che prova a trovare il gol del pareggio ma quasi sulla linea, allontana Dominguez, anche lui in campo nei minuti conclusivi, eccolo il replay sul tentativo di D'Ambrosio. E allora finisce qui, vince il Bologna per 2-1 con Radu che esce in lacrime, prova a consolarlo ma non ci riesce Correa. L'Udinese ha una classifica tranquilla ma è decisa a migliorare ulteriormente la striscia delle ultime 6 partite chiuse con 5 vittorie e un pareggio. L'Inter è ben più agitata con lo stress di dover rispondere al Milan vittorioso nel pomeriggio sulla Fiorentina. Scendono in campo con stati d'animo opposti friulani e milanesi, accomunati solo dalla scelta dello stesso modulo da parte di Gabriele Cioffi e Simone Inzaghi. Nel 3-5-2 dei bianconeri la fase offensiva è affidata a Deulofeu e Success. L'Inter che ritrova Handanovic tra i pali manda Darmian e Gagliardini a centrocampo con Dzeko e Lautaro in attacco. Dopo 5 minuti di studio la prima azione interessante della gara è dei padroni di casa che mandano al tiro Pereira dopo bella combinazione con Success, ma Handanovic è attento.
L'Inter sale di tono e si impadronisce della mediana e al primo vero affondo sblocca la partita. Sul calcio d'angolo battuto da Di Marco, Perisic di testa sorprende la distratta difesa friulana e porta in vantaggio l'Inter al 12esimo. Nella circostanza il cross del difensore nerazzurro è perfetto come la scelta di tempo del croato, ma la disattenzione dei centrali bianconeri pare imperdonabile. Sotto di un gol l'Udinese prova subito a reagire, un minuto più tardi è Wallace che dalla distanza cerca la porta, ma Handanovic è ancora attento. L'Inter insiste con maggior convinzione e al 17esimo è Di Marco a strappare un pallone nella tre quarti avversaria. Il difensore prova la soluzione personale ignorando i compagni liberi, ma sul suo sinistro non si fa sorprendere ancora Silvestri. Al minuto 26 Pussetto sostituisce l'infortunato Success. Quattro minuti più tardi proprio il neo entrato è innescato da Deulofeu, sul quale chiude Di Marco. Pallone sporco per Perez che non trova la porta di Handanovic. L'Inter al minuto 36 crea un'altra occasione ancora con Lautaro Martinez dopo una bellissima ripartenza manovrata in velocità. Nel duello con l'attaccante si esalta ancora il portiere Silvestri che nega la rete al Toro. Sulla respinta però è Dzeko ad avventarsi sul pallone per primo, anticipando Pablo Mari che in ritardo mette a terra l'avversario. Chiffi non sanziona il fallo, ma tra le proteste nerazzurre è il VAR a intervenire per segnalare al direttore di gara l'episodio che porta al calcio di rigore per l'Inter. Senza Çalhanoğlu squalificato, sul dischetto si presenta ancora Lautaro Martinez. Il destro secco e angolato dell'argentino sbatte sul palo, poi rimbalza sulla mano di Silvestri prima che lo stesso Lautaro possa schiacciarlo in rete di testa. Chiffi in un primo tempo non vede il tocco del portiere e annulla, ma richiamato dal VAR torna sulla propria decisione e conferma il 2-0 nerazzurro con cui si chiude la prima frazione di gioco. La ripresa si apre con un cambio tra i padroni di casa con Samardžić in campo per Aslan. Al quinto l'Inter ha il pallone per chiudere il match, ma Dzeko completamente solo in contropiede perde tempo, passo e ciabatta fuori il pallone. Al 14esimo altro contropiede Inter con Perisic imprendibile a sinistra. Sul cross del croato Lautaro calcia addosso a Becao e l'azione sfuma. La gara sembra nel pieno controllo dei milanesi, ma al 72esimo dopo un fallo di Skriniar ai danni di Pussetto al limite dell'area sul pallone si presenta l'ex rossonero Deulofeu. La punizione dello spagnolo è quasi perfetta, Handanovic la toglie dalla porta, ma sulla ribattuta Udoge serve Pussetto che sigla il gol dell'1-2. Nel finale, girandola di cambi, Udinese che si butta in avanti, Inter che si difende e riparte in contropiede. Al minuto 78 Correa e Vidal hanno l'occasione per chiuderla, ma il Tucu serve il compagno quando ormai è in fuorigioco. Sprecata l'occasione, i nerazzurri resistono, ma devono registrare l'infortunio di Nicolò Barella. Per il centrocampista forte contusione al ginocchio da valutare nei prossimi giorni. L'Inter però resta in corsa per lo scudetto. Un primo tempo da paura, poi la rimonta e il sorpasso momentaneo al Milan. In una serata complicatissima l'Inter ha battuto per 4-2 l'Empoli dopo essere stata in svantaggio addirittura di due reti. Obbligata a vincere a tutti i costi in attesa del match dei rossoneri a Verona, la squadra campione d'Italia, attanagliata dalla tensione, ha approcciato malissimo la sfida con i toscani subendo due reti nei primi 25 minuti. Con Di Marco ancora difensore centrale accanto a De Vrij e Correa in attacco, la squadra ha sbandato in fase difensiva senza incidere fino al 40esimo nei pressi della porta avversaria. Dopo l'1-2 iniziale firmato da Pinamonti e Aslani, l'Inter, non avendo più nulla da perdere, si è gettata in avanti più con l'orgoglio e il cuore che con ordine, ma sicuramente in modo efficace e finalmente convincente. Spinta dal tifo dei 70.000 del Meazza, negli ultimi 5 minuti della prima frazione la squadra ha trovato, dopo l'autogol di Romagnoli, il pareggio splendido di Lautaro Martinez. Nella ripresa i milanesi sono partiti all'arrembaggio attaccando ininterrottamente e portandosi sul 3-2 ancora con Lautaro Martinez al 20esimo minuto. Dopo aver sprecato un impressionante numero di occasioni per chiudere la partita, solo al 94esimo Sanchez ha trovato la rete del definitivo 4-2. E così, in una serata da pazza Inter, il sorpasso sul Milan è stato compiuto. Domenica la pressione sarà tutta sui rossoneri. Gol di Leao e Teo Hernandez lasciano all'Inter un solo risultato possibile, esattamente lo stesso che serve al Cagliari per superare la Salernitana. Rispetto al pareggio della Recchi, Agostini all'esordio, l'Unipol Domus ne cambia due, in avanti João, Pedro e Pavoletti. Dell'Inter Inzaghi ritrova Bastoni in difesa e preferisce Darmiana Dumfries a destra, in attacco Dzeko e Lautaro Martinez, arbitra doveri di Roma. Ottimo avvio dell'Inter, Perisic punta la porta. Sinistro potente, Cragno in calcio d'angolo, sono passati solo 120 secondi dal fischio d'inizio. Ancora Inter, Darmian allo scambio con Dzeko, palla per Çalhanoğlu, controllo e tiro centrale. La risposta del Cagliari affidata a Likoyannis, abbassa la testa il greco, carica il sinistro, Handanovic ci arriva. Ritmi altissimi in questo avvio, 11esimo, punizione di Çalhanoğlu. Sul secondo palo, Skriniar, il palo, poi ancora Skriniar e la palla in rete, esulta il difensore nerazzurro mentre chiedono un tocco di mano i giocatori delle Cagliari. Di Bello alla VAR richiama a doveri, il tocco di Skriniar è minimo e assolutamente casuale, ma il regolamento è chiaro, gol annullato, si resta sullo 0-0. Il Cagliari fatica ad uscire dalla propria metà campo, corner dalla sinistra, Lautaro nel mucchio, fuori non di molto.
pressione altissima da parte della squadra di Inzaghi. Cialanoglu per Perisic a sinistra, cross sul secondo palo, stacca altissimo Darmian, 1-0 Inter al 25esimo minuto, primo gol stagionale di Matteo Darmian, un gol pesantissimo. Protestano anche qui i giocatori delle Cagliari chiedendo un fallo di Darmian su Cepitelli, questa volta doveri convalida, 19esimo gol di testa segnato dall'Inter. Nonostante il vantaggio i nerazzurri continuano a spingere, gioco per Barella, Barella aspetta il movimento di Lautaro, lo serve Lautaro con la sinistro, Cragno ci arriva, poi la difesa del Cagliari spazza, 45esimo. Barella dentro per Lautaro che si gira bene, palla sul palo, ancora Lautaro, le finte, si sposta il pallone sul destro, Cragno straordinario in angolo. Finisce qui il primo tempo con l'Inter che chiude con quasi il 70% di possesso palla. Passiamo alla ripresa che si apre ancora con l'Inter all'attacco, lancio in profondità di Barella per Lautaro, Lautaro difende il pallone dall'attacco di Altare, Lautaro con il destro, 2-0 al sesto minuto e sono 20 in campionato per il Toro. Regolare la posizione di Lautaro al momento del lancio di Nicolò Barella, qui ingenuo Altare, Lautaro invece è bravissimo. La risposta del Cagliari immediata, Rog appoggia per Lico Iannis, come nel primo tempo il numero 22 carica al sinistro e questa volta centra il bersaglio. Sono passati meno di 3 minuti dal gol di Lautaro e il Cagliari torna in partita 2-1. C'è la deviazione di Skriniar che taglia fuori Handanovic. Prima del quarto d'ora i primi cambi, Nandez e Keita per Rog e Pavoletti nel Cagliari, Gagliardini e Dumfries per Barella e Darmian nell'Inter. E Keita, ex di turno, prova subito a farsi vedere. Palla in profondità, il pallonetto è fuori misura. Oltre la traversa. 32esimo. Dumfries sulla destra. Cross in mezzo. Stacca bene Perisic. Palla sul fondo. A 8 dalla fine il Cagliari chiede un tocco di mano in area di Gagliardini. Doveri e Di Bello però lasciano giocare. Nel finale. Handanovic rinvia, Cialanoglu, Brozovic, palla in profondità per Gagliardini, il Cagliari è scoperto, 2 contro 2, Gagliardini serve Lautaro, tocco sotto ed è doppietta per Lautaro Martinez, la chiude l'Inter all'84esimo, 3-1, ottavo gol in 8 partite contro il Cagliari per il Toro, splendida l'azione tutta di prima dell'Inter che nasce da una giocata di Handanovic. E non è ancora finita nel recupero, Correa entrato al posto di Dzeko, prova lo slalom al limite dell'area, palla per Dumfries, palo dell'olandese. Adesso invece sì che è finita, vince 3-1 l'Inter che tiene aperta la lotta a scudetto, si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. La sconfitta del Cagliari invece condanna il Genoa e salva la Sampdoria, i sardi sono ad un passo dalla P, si giocheranno tutto nell'ultima giornata con il confronto a distanza con la Salernitana e la curva intanto contesta il presidente Giulini. Dumfries e non Darmian, Correa e non Dzeko le ultime scelte stagionali di Inzaghi, Giampaolo con Caputo unica punta e Candreva e Sabiri a supporto, arbitra Di Bello. Quello della Samp in realtà è un 4-5-1 con due linee molto strette a ridosso dell'area di rigore. Non facile per l'Inter che confeziona la prima occasione al minuto 24, cross di Perisic, testa di Lautaro Martinez, brivido per Audero. 4 minuti dopo sprazzi di blu cerchiato, il pericolo viene dal grande ex Antonio Candreva, diagonale con palla non molto lontana dalla porta di Handanovic. I minuti passano, da Reggio Emilia arrivano notizie che non lasciano spazio alla speranza, ma il popolo nerazzurro è più che mai in partita. Lo è anche l'Inter che nei minuti finali del primo tempo costringe Audero agli straordinari. La sponda di Dumfries, minuto 38, è un invito per il colpo di testa di Lautaro, la risposta del portiere è da applausi. Altri 3 giri di lancette e il Toro, servito da Barella, ci prova 2 volte nella stessa azione. Il primo tiro è respinto da Audero, il secondo è impreciso. A chiudere un primo tempo a senso unico, ecco il tentativo di Dumfries, ancora una volta di testa, anche qui manca la precisione. Bilancio del primo round, 18 tiri a 2. Con il montaggio di Sara Ronchi andiamo alla ripresa. Subito lavoro per Audero che si supera sul tentativo di Barella. È il prologo alla svolta, all'Inter vengono i 5 minuti, 8 per la precisione, e la Sampdoria si scioglie come neve al sole. La sblocca Ivan Perisic, gol numero 8 per lui, su assist, il 12esimo in questo campionato, di Nicolò Barella. A questo punto la squadra di Inzaghi ci mette tutta la qualità di cui dispone, che non è poca. Perisic e Cialanoglu apparecchiano per Correa, che non ha difficoltà a fulminare Audero. Palla al centro e la Sampdoria prova ad uscire dal guscio. L'Inter non aspetta altro. Correa, ancora lui, parte con destinazione Audero. Lautaro gli porta via un potenziale avversario, ma ne restano comunque parecchi. La marcatura però è quella che è. L'argentino ha il tempo di girarsi e fulminare il portiere sampdoriano. Poi è tempo di sostituzioni con ovazione per Vidal, all'ultima in nerazzurro, e per Perisic, che lascia il posto a Gosens.
Per il croato che Inzaghi vorrebbe incatenare alla Pinetina c'è la barella, distrazione al gemello della gamba destra. Mancherebbe il gol di Lautaro, sarebbe il 22esimo in campionato e il Toro ci va vicino sugli sviluppi della punizione di Di Marco. Sipario, non c'è stato il miracolo scuretto, ma la Coppa Italia e la Supercoppa certificano comunque l'ottima stagione interista. San Siro lo sa e ringrazia.